Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in taverna, benvenuti in live, come la va? Fammi vedere chi siamo, vedo un Aniko che balla, vedo un Kyle, come state, bellissimi, vedo una Gretima, vedo un Axel, vedo... non c'è Panzi stasera, sono talmente tanto abituato a dirlo che non vedo, no, no, non c'è Panzi in realtà stasera, buonasera Aniko, come stai, bellissima, benvenuta in live, benvenuti, tra l'altro Gretima con 300k punti, bucio di culo. Che bucio di culo, me coglioni, in realtà ho sbagliato termine. Sarebbe oggi benedico la live, non ci saranno crash. Per il resto come va? Qui tutto bene. A parte un po' il caldo che è ritornato, speriamo che sta benedizione funzioni. Funziona, funziona. Stasera metto le parole storte alla fine, l'avete notato. Niente di che, un po' annoiata che aspettavo qualche live. Oh. Tanto ci dovrebbe essere anche... non lo so. Sì, ci dovrebbe essere anche i suoi Wood in caso, però vabbè. Benvenuta, benvenuta. Questa sera è bello. Stasera esplode il PC. Come minimo, che tra l'altro, vi avviso subito, settimana prossima sarà l'ultima settimana. Dai, partiamo la pubblicità, proprio mentre faccio l'avviso. Dio Madonna, grazie per il support con le pubblicità, anche chi ha fatto l'abbonamento, aspetto a dirlo. Infatti sto guardando anche lei oltre a lei, proprio... Multistream Neko, veramente fan numero uno. Tanto fatemi aprire Steam, che stasera si gioca a Dead Space. E prima di iniziare, in realtà vorrei pure un attimo fare il punto. Perché io, riguardandomi le live, ho notato che non ho capito tipo tre quarti delle cose. Cioè, proprio ho confuso roba. Ho preso veramente cazzi per palazzi. Cioè, ho confuso della roba a destra e a sinistra. È finita la pubblicità? Sì. Stavo dicendo, settimana prossima, vi avviso subito che è l'ultima settimana, prima della pausa estiva, che durerà circa 2 settimane. Quindi preparatevi. I problemi che ti dicevo era proprio la CPU che era andata all'equatore. Ma la mia o la tua? Domanda, perché tanto quella si surriscalderà perché si surriscalda, eh. Cioè, io continuo a fare dei test. Ah, beh, è vero, perché me l'avevi detto la volta scorsa che ti... la volta scorsa su Instagram che ti era tipo esplosa la CPU. Spero che si sia sistemata la cosa. Stasera sto stannato. Datemi un attimo per carburare come al solito. A parte che... non so se sapete, ma sapete quando vi lavate i denti? Che la vostra bocca diventa tipo... un buco di culo, non so come dirlo, no? Cioè, che siete tutti allappati. Ecco, c'ho la stessa cosa stasera con tutti i baffi un po' così. Quindi dovete darmi un attimo, sì, sono alto, meno male, sono contento, sono contento. Che stavo a dire? Vabbè, appunto, settimana prossima ci sta l'ultima settimana. Credo ce la faremo full immersion di Baldur's Gate. Devo vedere. Probabilmente sì, vediamo come tira, in realtà anche come gira Baldur's Gate in live, perché peggio di Dead Space non è possibile. Però... vedremo, che tra l'altro pausa estiva sì, ma solo nella forma perché dietro comunque bisogna continuare a creare, a guardare le live, a estrapolare le clip. E io infatti oggi non ho idea di come ho fatto. Ho installato su un PC, su un portatile, questo che ho qua, con 4 GB di RAM, Adobe Premiere 2023. E si apre. E fa le cose. Io ho detto minchia. O mi esplode mentre sto in vacanza. Non ho idea. Buonasera, Arlo. Come stai? Bello. Si parla di estrapolare, sì. E non di sper... no, non si può dire. Non essendo delle I3, qualche speranza. Sì, ma sicuramente, ma. Tra l'altro, oggi ho pure scritto un video a riguardo. Ho scritto un video riguardo a Baldur's Gate. Ma rispetto a. L'accesso anticipato sarà molto molto meglio. Infatti un sacco di gente si è pure lamentata totalmente a cazzo dell'accesso anticipato perché c'erano mezze cutscene non finite, non c'erano delle animazioni, c'erano dei bug. Io gli ho detto, gente, ma grazie al cazzo, cioè l'accesso anticipato è la punta dell'iceberg. Ovvio che nel mentre stanno lavorando ad altro, poi faranno tutte quelle cose, non ci saranno, spero, tutti quei cazzi e mazzi vari, ma... per quanto è grande Baldur's Gate, sì, noi abbiamo visto sempre gli aggiornamenti per quanto riguarda le classi nuove, le razze, ok, ma loro dietro stavano lavorando al gioco completo che è un puttanaio. Cioè, nel senso, alziamo le mani, se c'è un accesso... non riesco a parlare, se è un accesso anticipato che ci aspettava. Ma sì, ma anche perché se poi tu pensi che nel mentre dietro stanno a fare tutto il resto è un puttanaio. Hai parlato a tutta la gente?
Io di Baldur's Gate so che ti puoi scopare un orso. Sì, è la cosa che ha fatto più scalpore di recente. No, ho fatto un video che farà parte di una nuova serie di video che l'ho chiamata Chiacchiere da cani. Essenzialmente è un video che voglio cercare di far uscire prima dell'uscita, appunto, in cui parlo un po' delle polemiche che sono nate di recente per Baldur's Gate, che la gente si è presa la caga in culo del... Potrebbe mettere un nuovo standard troppo grande che non può essere aggiunto da tutti gli altri. Ci fai pari e brutti. Tutte queste cose che sono sbucate di recente. E il fulcro del video è colpa della Larian che è troppo brava a fare le cose o che fa bene il suo lavoro. O sono probabilmente i giocatori che non ci capiscono un cazzo e le compagnie che non fanno quello che dovrebbero fare. Lo scoprirete nel video, ma fare quel RPG game che hanno annunciato che puoi avere una Roma con un orso? Sì, Neko, ma in realtà quello l'abbiamo portato anche tipo in accesso anticipato 3 anni fa. Davvero? Ci giochiamo un po'. Non si porta tutta la serie, sarà giochiamo un po' così perché il gioco, raga, dura dalle 100 alle 200 ore. Se in mezzo ci dobbiamo giocare pure sì, Baldur's Gate e Dragon Age Inquisition, moriamo brutalmente. Uccidere uno scoiattolo brutalmente, tanto mi basta. Broderigno, rieccomi. Buonasera, Giumino, da quanto bello, benvenuto. Ma sarà il caso di GDR, non sono ancora comunque nessuno, no Arlo, tu non hai idea. Tu non hai idea di Baldur's Gate. E che problemi sono? Sì, no, ma infatti, Kyle, cioè, quelle sono robe che non hanno senso. Buonasera Aerion, buonasera Star, come state? Belli, benvenuti. Perché non è partito l'alert? Se hai fatto l'abbonamento, tra l'altro grazie, bello, devi ricliccarlo in chat, ti viene un messaggio che ti dice condividi il tuo abbonamento. Mi sa che viene, forse prendo Baldur's Gate, bravo Star. Posso dire che quella scena dell'orso mi ha fatto ridere la reazione dello scoiattolo che sembrava dire: ma cosa cazzo ho appena visto? Vabbè, ma perché, cioè, quello in realtà è una cosa che ho adorato, Neko. Adesso iniziamo, ovviamente. È una cosa che ho adorato perché effettivamente in Dungeons & Dragons tu puoi. Cioè, se tu lo pensi in chiave realistica, fare le cosacce già con un tiefling, con un elfo, con qualche razza peculiare, mettiamola così, con qualche anche persona dotata di poteri. Diciamo che il BDSM è una cosa normale in confronto. Bisogna refreshare prima. Ah, anche è vero, grazie Arlok. L'hai già visti tutti e tre quelli che ti dicevo la volta scorsa? No, non l'ho ancora visti Arlok. Buonasera, non so che, come stai, bello? Dopo finisco la di abrogato su cosa, ho scelto il tagliacole come cazzo. Il problema è che questo è il mio primo GDR serie, non so come buildare bene il preso. Calcola che Diablo non è un GDR, eh. Cioè sì, cioè, di statistiche sì. Io la cosa che ti dico, vai con qualcosa che ti diverte, che ti piace inizialmente. Tanto i primi livelli sono pure molto molto scialli. Poi quando cominciare a droppare i primi leggendari, le prime cose, ti cominci a fare le prime build. Per il resto all'inizio goditelo e basta. Vedi le cose con cui ti ci trovi meglio. E ti puoi beccare pure le malattie. Tra l'altro. Sto cercando le cene di Andraste, se esistono davvero queste cene. Lui il creatore esiste per forza. Le ammazzolo questa merda di casa. Sei buonato per 4 mesi, è tornato il nostro Giumino. Grazie per il support, è sempre un piacere averti qua, bello. Mi è tornato nella gang. È tecnicamente Nistar, perché Andraste è esistita. Cioè, tipo, cioè, ci stanno proprio perché è esistita. Il creatore, bisogna vedere se Andraste diceva il vero. Ma comunque, nel mentre fatemi aprire questo bellissimo gioco che farà crashando tutto. Farà crashare di sicuro tutto quanto. Stai spoilerando? Non è che sto spoilerando, è che nel mondo di Dragon Age ci stanno i documenti ovunque che documentano che Andraste è vera. È quello il fatto. Se le facciamo a fine serata, Arlok. Cioè, se ci stanno i documenti, le foto e statue e cose, vuol dire che questa santa donna da qualche parte ha camminato. Però un conto, appunto, è come di Gesù Cristo è esistito. Sì, no. Dio esiste. Già quelle sono un altro paio di mani un po' più complesse. Mettiamole così. Ci lasciamo perdere, ma quella è la chiesa che non si fa mai veramente la pace dei sensi. Madonna dell'audio mi sta spaccando i timpani. Dio uno di noi, palesemente santa, io continuo a dirlo. Però dettagli. Pipiri. Belle le musiche. Diamo il via alla sigla sperando. No, non. Guarda che bastardo che la ritoglie sempre Streamlabs. Diamo il via alla sigla. Forse sono l'unica sopravvissuta. Abbiamo incontrato una forma di vita aliena. I miei compagni sono morti. Fine registrazione.
Eccoci qui. Lo sai, Kyle, che il recap non me lo ricordo. Non me lo ricordo neanche io. Cioè, dove cazzo eravamo arrivati la volta scorsa, effettivamente? Perché tra gli infarti e tutto qua. Perché stiamo continuando in realtà a sistemare sta cazzo di astronave. Allora, datemi un attimo, che qua, come al solito, bisogna sistemare modalità prestazioni. Bisogna fare tutte queste cose, perché sia mai. Lippa, perché abbiamo incontrato un signorino. Un signorino, madonna dell'audio. Un signorino matto in culo che era il collega della fidanzata di Isaac. Abbiamo sistemato tutte cose. Stiamo continuando a sistemare tipo i cannoni per proteggerci, per proteggere l'astronave dagli asteroidi. Esatto, dobbiamo andare da sta sorta di Leviatano e ucciderlo. No, ma tranquillo, Kyle, è che pure io c'ho veramente il ricordo di un bambino. Comunque me lo aspettavo migliore sto gioco, non mi attira per nulla. Ma in realtà il gameplay è veramente figo, Arlok. Cioè, il gameplay è tanta tanta roba, è molto 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 divertente. Comunque, andiamo su continuo. Madonna. Ditemi come al solito se l'audio è giusto. Beh, si ste laggate, lo sapete, ormai non vedevo fa l'antifona. Come se giocava? Hai finito di caricare, va, carica tutto quello che devi caricare. Allora, beh, da qualche parte ci sarà qualcosa che mi può dire cosa devo fare. Medo, trova il nascondiglio di Kain, scansione campioni di tessuto, che è una secondaria. Ottieni accesso al deposito dei viveri. Ah, ovvero perché abbiamo riottenuto il campione, possiamo andare a vedere là. Fagli robe e sopravvisi, come al solito. Che tra l'altro all'inizio live stavo dicendo, in realtà ho fatto confusione per un sacco di robe, perché di recente sto cominciando a montare le prime clip e io pensavo inizialmente che la CEC fosse il governo, mentre no, la CEC è essenzialmente una delle società più grandi di estrazione millenaria, perché immagino che come al solito 2400 e quando cazzo è, la terra ha finito, i minerali, tutte quelle robe solite, insomma abbiamo fatto gli umani e quindi è una delle compagnie più fighe. E in realtà, riguardandomi anche il tutto, ho notato che probabilmente Unitology già l'aveva scoperto uno di sti cosi, come si chiamano, sti marchi. Perché ho riguardato tutti i documenti, le robe e compagnia, e per adesso almeno non c'è un documento dove dice l'abbiamo studiato e abbiamo detto se l'abbiamo chiamato il marchio. Cioè, loro già sapevano se chiamasse il marchio e cazzi e mazzi vari. Quindi, però, molto probabilmente, tutta la chiesa dell'umanità, ste cose così, nascono proprio dal ritrovamento sulla Terra, magari, di uno di sti cosi. Perché poi, se uno ci pensa, ovviamente, e rendici di nuovo uno, tutte quelle cose, la chiesa si chiama Unitology. Nel senso, quindi non vorrei che in realtà la Chiesa ha fatto la porchettonata, nel senso che col fatto che il marchio porta conoscenza, non vorrei che loro magari hanno cercato di studiarlo per ricrearne un altro, ci sono riuscite, ci sono riusciti, l'hanno portato qua, l'hanno messo sulla colonia e hanno fatto bordello. Cioè, quell'altro che magari hanno ricreato ha fatto tanto tanto bordello. O cazzi e mazzi vari. Tra l'altro alla nostra, Nico. Non esattamente, erano scavi archeologici. Vabbè, sì, ma cioè. Però fatto sta che la CEC io pensavo fosse il governo, mentre fanno scavi, io per quello dicevo. Oddio, come Evangelion, nel mondo di Dead Space, l'umanità va alla ricerca di razze aliene antiche e scava per fare archeologia. Ah, ok, pensavo fosse in realtà Stark e loro tipo facessero piano piano esplodere i pianeti. Cioè, che facevano tipo implodere i pezzi ed estraevano la merda. Non ho capito nulla di Evangelion. È normale, Arlok, è la prassi. Insomma, loro sapevano che tu sapevi che si sapevano. Però vabbè, andiamo avanti. Era giusto per rifare un attimo il punto della situa. Che armi avevo? Va bene. Dobbiamo andare qua. In Evangelio è più facile sacchettone i nomi a caso di Bibbia. Ah, della Bibbia? O non ho letto male io? Ah, perché Evangelion, come dice anche l'autore stesso, lo scriveva ogni capitolo quando era depresso, raga, ma è normale. Cioè, Evangelion è un mindfuck, se poi non vi vedete pure i film e compagnia.
Tecnicamente puoi, Giumino. L'unico fatto è che non devi dire: ehi ragazzi, bevete alcol. O questa è la marca da comprare. Quello. Zio, ho capito che stai ricaricando gli shader, ma non puoi fare sti lag spike. Dio madonna. Ma che tanto. Tranquilli, finiranno. Spero. Scusate, ma da dove mi ha fatto ricominciare? O è perché devo tornare? Sì, lag dietro l'angolo perché deve ricaricare tutta la cache di merda perché è ottimizzato col buco del culo. Stai farmando punti per sex with Hitler? Non dice niente, niente parolacce. Ecco qua, diventato family friendly. Madonna. Uscita da gravità zero. Oh. Una luce? E tra l'altro, la volta scorsa abbiamo scoperto pure che i maledetti. Io li facevo esplodere, li facevo a pezzi, dico ok, così non si rianimano. I maledetti si rianimano anche se sono frattaglie. Le mani, gli intestini che mi seguono. Ho visto un video molto divertente dove il tizio spiega la lore di Zelda. E Sempronio e Sempronio fanno non ho capito nulla. E il tizio risponde potrebbe andare peggio, potrei spiegarti la lore di Metal Gear. Ma te la lore di Metal Gear? Cioè, tu sei... ho capito, ma respiri. No. Allora, raga, sta succedendo qualcosa che non sto capendo. Dov'è? Stai sopra. Vabbè, come al solito lagga come... cioè lagga. Dà problemi perché quei cadaveri si sono rigenerati, tipo. Allora, se continua a fare sti lag spike, lo chiudiamo un attimo. Gli facciamo rifare il caricamento degli shader. Se continua così. Madonna. Madonna, veramente. E anche, boh, un gioco del 2000 avanti Cristo. Vabbè, basta che non è spawnato nessuno. Qual è il mio computer a breve? E beh, bisogna far capire di chi è il territorio. Andiamo giù. Allora, devo avvicinare sto coso perché ho visto che si sente poco la mia voce nei gameplay. L'asticella è rimasta là. Va bene. Ma domanda, ce l'ho adesso di livello 3? No. Questo al contrario potrebbe essere fastidioso. Anche perché sicuro adesso esce qualcuno che mi deve far pieno infarto. Isaac? C'ha il mal di pancia? Ma no, ma come nel cibo delle tartarughe? Ma povere bestie! C'è un save qua? No. Ma tecnicamente, Harlock, in Metal Gear tu puoi andare a cacciare... cioè, mo non so se sia più possibile. Ma un tempo tu potevi andare a cacciare nelle FOAB avversarie. Per chi c'aveva le atomiche. Cioè, potevi fare o il maledetto o chi andava a cacciare chi li aveva. Ma sì, ma che gli frega le tartarughe. Va bene, adesso possiamo andare a Levitano.
Si può ancora fare? Perché mi ricordavo che era una cosa che era strettamente legata... Ma io oggi che c'ho con sto microfono? Era una cosa che era strettamente legata al multiplayer. Perché non pensavo a The Phantom Pain ci giocassero ancora tante persone. No, Lord di Kingdom Hearts mi sparo un colpo in canna, Giumino. Con tutto l'amore che voglio. Ah no, scusate. Non Hearts. Kingdom Hearts. Meglio così. È più a tema. È più English. Un polmone ogni volta. Isaac, veramente, vero soldato. Te lo devo dire io che questa è una cattiva idea? Le buone idee sono finite, non ho scelta. Ma questa che è tipo sorella di Dario Argento? Cioè, sta doppiando in dei modi. Lei venga qua. Io che dovrei fare qua dentro? Soldini. Quello è un medpack. Altra roba. Ah, peggio di Evangelion penso sia difficile, onestamente. Però spero che col nuovo capitolo... Ma quelli sono tutti drop, quindi... Perché? Non c'è per niente una boss fight, ragazzi. Cosa ve lo fa pensare? Buonasera, Dark. Benvenuto per la prima volta. A meno che non sei uno dei nostri, visto che vedo un nome familiare. Leppa. E io continuo a farmare? Altri oggetti? È una cassa? Ci sono cose esplosive. Ci sono in realtà altri soldi. Ah, ma è un boss. Ah, ecco cos'è che ci attaccava. Eri tu. Ah, devo aspettare che attacchi. Aia. Sembrano palesemente dei peni alieni. Tocca a te. Vai, cucciolone. Mi ha preso di nuovo. Tanto lo sappiamo tutti a che cosa assomiglia. Io continuo a prendere i drop. Apri quel bellissimo... Dove devi settare il telefono? Ah, ok, immaginavo, allora è ben tornato, bello. Infatti vedevo un nome molto familiare. Buono. Minchia, non lo vedo mai sto coso che mi arriva in faccia. Mai.
Ah, pure. Rischio tossico rimosso. Guardatevi Redo of Healer, quei geni sono riusciti a censurare. Beh, com'è possibile? Spezzasti le teste al Leviatano. Lo desti in pasto al popolo del deserto. Grazie, Isaac. Torna dentro. Dobbiamo parlare. Vabbè che dopo essermi visto Shugekino Soma, quello è il minimo. Lo fanno praticamente col cibo. C'è qualche drop che non ho visto. Vabbè, torniamocene a casa. Non lo so, io mi sono girato e leggevo Hentai Dark. Sicuri? Cioè, è stato... Vabbè che siamo a medio, eh. Colpa di Sinergo. Sì, bisogna. Cioè, ripeto, qua si parla di cultura, si parla di hentai, si parla sempre di tante belle robe. Questa è una delle cose più belle. Ci sono ancora delle sacche di gas qua e là. Non dovrebbero darmi problemi. Ascolta, Jacob. Il mio Jacob. Si era rifugiato sul ponte con altri superstiti. Costruivano un radiofaro di soccorso. Ce l'hanno fatta. Avevano quasi finito. Ma non lo sento più da un po'. Sette anni. Non posso ancora andarmene. Devo accertarmi che l'aria sia sicura. Ma se tu trovassi il radiofaro di soccorso per chiedere aiuto. Ok, ponte minerario. Positivo. E se incontro Jacob? Digli che lo troverò. Desidero solo vederlo. Cosa sto leggendo in chat nel mentre? Tutti intenditori, bravi. Qualcuno ha espulso gli altri. Isaac, c'è una scorciatoia verso il ponte minerario vicino alla postazione di Cross. Ora la apro. Cavolo, potremmo riuscire davvero a fuggire da questo incubo. Ma secondo me morite tutti tranne Isaac. Un Isacco aggiusta ancora. Sì, no, ormai siamo diventati veramente il tecnico del bordo. Ci chiamano ovunque. Andiamo, sistemiamo. Che sia sterminare o roba nuova. Siamo a metà gioco? Ok, figata. Allora, ho l'inventario pieno de merda. Vendi tutto l'ossigeno. Queste tanto non le utilizzerò mai. Vendi. Un po' di kit medici, vendi. Pure questo, vendi. Madonna, che cosa mi hai ricordato, madonna, quello di Evil Within. Capitoli sono i 12, tu hai finito il capitolo 6, ok. Vabbè, ma comunque c'è stava sempre sta cosa che fa tipo 12-13 capitoli nei videogame. Chissà se è qualcosa di voluto, che c'è qualche teoria dietro. La live bianca, madonna. Ma tanto abbiamo 8 nodi energetici. Alla visage du penny, come si dice. Vai, mo ce ne abbiamo 9. Eccolo qua, l'ha ripinnato. Ah, Devil May Cry ha fatto tutti i giochi con 20 missioni. Vabbè, quello si chiama stile. Tanto pure Devil May Cry, prima o poi preparatevi che ce li spariamo. Tempo al tempo. Devo andare di qua. Aspettate, se stasera non riesco a leggervi tutti. Lei? Riposa? Devil May Cry potrebbe essere dicembre. Cioè dipende come va Inquisition. Oddio. Madonna, scusa, ma come cazzo sta messo sto braccio che riesco. Oggi mi esce parecchio il dialetto, perdonatemi. Come cazzo sta messo sto robo stasera? Quando D&D 2037, l'ho detto. Stavo dicendo, dipende come va Inquisition e compagnia, ma forse dicembre. Livello di autorizzazione. Non gli può fare un cazzo. Richiesto generale. Microfono versus lì. Cioè, sì. Troppo tempo. Purtroppo, ragazzi, sono uno. Se ero tipo Coop TV, che eravamo in due o in tre a fare diverse serie, ci poteva pure stare. Come siamo messi ad armi? Prendi la sega, disse Geppetto. Il 77 del 77 del 2077. Ah no, alle 77. Gave them hope and
them... Eh? Ah no, give them strength. They last a bit longer. We are so fucked. Sorry. Come cazzo scrivete, per Dio? Try... I'll be here... Raga, ma comunque si... Madonna di Cristo. Non si capisce un cazzo. Senza le virgole, senza i punti. Eh sì, palesemente, per favore, perché sennò sta scrittura così... È una roba incredibile. Sì, sì, come si fa in Italia. È per l'azienda, gli dico. Richiesta autorizzazione di sicurezza. I sistemi del ponte minerario sono impazziti. Bene, vediamo gli ascensori. Qualche idea su dove sia il radiofaro di Temple? No. Controllo il comando minerario. I tubi di lancio potrebbero inviare un radiofaro. C'è qualcuno? Hammond. Dove sei? Ben condotti. Spero non segnano. Quelle cose sono dappertutto. No, gli unitologisti. Sono tutti sul ponte equipaggio. Impazziti. Una di loro ne ha pugnalato un altro e quello rideva. Aspetta. Si stanno muovendo. Hammond. Merda. Ho perso ancora il segnale. Il radiofaro, Isaac. In fretta. Ah sì, ma infatti pure in camera, ragazzi, si vede tutto strano il microfono. Ma... Ah, ma perché l'ho messo al contrario, Dio Cristo. L'ho messo al contrario senza accorgermene. Tipo, così non ci arrivo con la spalla. Sì, ma porca puttana. Ma vaffanculo, non me ne ero accorto. Addio Cristo. Allora, io devo andare lì, però qua sicuramente c'è qualche segreto. Perché là si muove? Perché è un motore. Serve Isacco pure qua, perché? This bit's moving. Se puoi ancora, con i codici rig giusti. Il rig del capitano non basta. No, quel blocco è personalizzato. Però posso usare i codici del capitano per creare una struttura di annullamento. Non avevi trovato il rig di un ufficiale? Un'altra manciata di quelli e siamo a cavallo. Ma che cazzo è una porta segreta? È pronta. Trova i rig, scarica i codici su un quadro comandi del ponte e ottieni un annullamento generale della sicurezza. Quante secondarie! Ah, madonna! Ma io queste robe qui... Luca... Oh! Boni, invece... Ecco, facciamo un po' di secondarie. Localizza obiettivo. No, mostra... No, forza, localizza. Quindi adesso posso seguirla? Cioè, sta cosa mi porta... Spero... Sì, perché c'è il segnalino giallo. Ok. No, perché abbiamo veramente queste secondarie. Io pensavo fossero parte integrante della storia. Invece no, te le devi andare proprio a cercare. Là davanti. Vabbè, facciamo un giretto. E io ogni tanto calcolo a giumino. Mi metto ancora le canzoni di Sinergo. Quelle un po' meme che faceva un tempo. Sono bellissime. Crediti. Una stazione di potenziamento, finalmente. Allora, abbiamo una decina di nodi. In realtà. Io... Io porterei in realtà questa. Che cos'è questa prima special? Aumenta le dimensioni dei proiettili del fuoco secondario. Buonanotte Dark, grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene. Passami quelle canzoni, io non le trovo. Dopo le metto su Telegram. Ripinnatemi perché sicuramente mi dimentico. L'aria mi fa schifo, disse Lemo. Un po' di punti salute. Ah no, ma è l'aria della stasi, non... Madonna, che rincoglionito sono. Allora, l'aria sì. Io che cosa c'ho dietro? Vabbè, potenziamo lo squartatore. Ricarica, durata, danni.
Le lame ottengono una attivazione dei colpi aggiuntiva. No, no, uppami i danni. Ah, esatto, il film diretto da quei due sul server. E parte la musica. La malplesme. Potenziamo i danni. E la ricarica. Non a caso è la main. È la main. Mo crash. Sotto non c'è niente? No. Ah, invece sì. No, questo vaffanculo. Qua? No. Che bella sta cosa della fisica. Madonna. Vabbè, perché facendo sta secondaria teoricamente apriamo tipo qualsiasi roba. Cioè, è quello il fatto. Apriamo tutte le varie porte, serrature e cazzi e mazzi vari. Che tra l'altro mi hanno detto che in realtà me lo dovrei fare il New Game Plus di questo gioco, perché è molto importante. Quindi magari senza le cutscene un po' più rushato ce lo facciamo, ragazzi. Posso prendermi un altro power up? Power up, sì. Se per capire tutto, se mi ricordo bene la secondaria. Non so perché. Perché mi hanno detto qualcosa che cambia i dialoghi e cazzi e mazzi vari. Ho fatto vabbè. Cioè, io dipende, poi mi andrò a informare se magari è per che cambiano due dialoghi del cazzo. Pure pure no, sapete com'è. Però, cioè, se è qualcosa tipo finale, segreto, ste robe così, pure pure. Sì, è da fare, credo, perché come me, sapendo il finale, capisci alcune cose che prima non capisci. Ah, c'è tipo una sorta di finale modificato. Se tu... Perché per il New Game Plus? Cioè, è per farti tipo il finale che hanno aggiunto nel remake? Cioè, magari col fatto che adesso, cioè, esistono già il 2 e il 3, hanno fatto un finale extra che serve a collegare meglio al 2? Però madonna, nel New Game Plus? Greve. Vabbè che stanno messo anche un New Game Plus, deve essere una figata. Perché vuol dire che c'è sta roba nuova. Io ho salvato, sì. Madonna, figata. Bravi, ci sta col fatto che puoi modificarle ste robe. Oh. Che cazzo è? Buiaca, buiaca! Ma sono corazzate le merde! Questo mi sembrava corazzato. Devo riattivarlo io? No. Sinergo è uno stile di vita, Harlock. È veramente lo sciallo fatto persona, quell'uomo. Oh, stai sfregando la testa, brutta merda. Ragazzi, mi raccomando, se uccidete qualcuno, non abusatene nel corpo. Mi state trasformando tutti in Sinergo. Che tanto hanno fatto pure una fila del fumetto, non mi ricordo, lì da loro.
fatta proprio, organizzata loro e tutto quanto, è stata molto molto bellina. Ho capito, è chiuso. E quindi? È a Termoli, sì. Ah, perché giustamente prima devo fare quell'altra. Sono un rincoglionito. E allora localizza questa. Dov'è? Dobbiamo tornare alla preparazione. Cioè, non è mai avrei mandato a puttane le ferie per Natale, mi dispiace. Che schifo il lavoro, hai visto, Arlo? Una delle cose che purtroppo... Serve... Ma sta ancora là sopra il cadavere. Serve per sopravvivere, un po' più veloce sta ascensore. Non c'era un artiglietto? Ecco. E vabbè. E va bene. Ah, io ricordo, come ho detto inizio live, settimana prossima è l'ultima settimana prima della pausa estiva, eh. Poi ci rivediamo dopo 2 settimane. Spero sia lì. Ma l'ho capito, un po' più veloce. Dai. Dai. Te prego. Pormi vita loca. Spero sia di qua. In bocca al lupo, Giumino. Toglitelo dalle palle, così puoi farti le tue vacanze. Perché per andare a fare l'altra cosa devo prendere la metro. Tanto sommo giro un angolo, mi viene infarto. Giusto? Io immaginavo. Ah no! Ho capito che stai caricando la roba. Però tu madre davvero quando fai ste laggate. Dov'è? Ecco. L'ultima live è giovedì prossimo. Perché parto venerdì. Dobbiamo andare all'infermeria. Infatti sono tentato di farmi tutta la prossima settimana. Magari ce la facciamo piena di Baldur's Gate e poi si torna alle robe normali. Ma vediamo un po' come tira. Vado nella mia casa in montagna, Kyle. Che come ogni anno non è che non faccio live perché dici palla all'aria. A parte per quello pure, sì. Ma perché ha tipo i muri spessi 2 metri di roccia. È fatta nella montagna letteralmente sta casa. Quindi non prende niente. Vado per i monti, sì, al fresco. Mi porto il mio PC così monto la roba che devo montare. Ancora non riesco a capire come Adobe Premiere possa essere stato installato e parta su un computer che ha 4 GB di RAM. Sta cosa non ho idea. Entrerò il capo di me stesso e mi metterò in proprio. Non voglio diventare schiavo di questo sistema capitalista che fa in poi l'umanità della fondamenta. Venderò rose in piazza Duomo. Sei quello che entra nei ristoranti e fa vuoi volere rose? Cambia anche la voce apposta per entrare nella parte. Hai fatto. Siamo tornati qua. Di là. Oh 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 oh. Questo è il coso? È quel simbolo lì. Ma vedete che ci ho preso? Ma allora entra addirittura all'interno dei... cioè dei computer. Madonna. Allora, questo qua è una 3080, Giumino. Il mio portatile... boh. Quel portatile... Ahia, madonna, mi sono dato una botta da solo. Quel portatile di merda non ne ho idea. Diablo è essenzialmente il musu degli RPG. Non so che. L'hanno rifatto prima, era meglio. Che cosa? Ah, dici quel simbolo lì. Dove dovevo andare? Di qua. Ah, beh, dobbiamo tornare dal tessuto.
Probabilmente il mio portatile ha una scheda d'acquisizione, una scheda di quelle integrate nella CPU e compagnia. Ma scusate, ma adesso è spento? Prima era tutto acceso qua. Io di Crash non ho mai giocato niente se non i primi giochi su PlayStation 1. La 3050 anche è onesta, eh. Le fa. Ah, siamo tornati qua. Vabbè, qua tecnicamente non ci dovrebbe essere più... più nessuno. Infatti un giorno vorrei pure giocare tutti i Crash qua in live con voi. Non platinarli, perché da quello che ho capito il platino dei Crash è tipo l'inferno. Ah! No, oggi no. Non ne parliamo. Meglio così. Sì, io ogni volta striscetta prima di entrare in live. Aegis 7, medico associato, dottor Challus Mercer. Attenzione, rilevate anomalie gravi del DNA. Tracciamento rig per rilevazione contagio disponibile. Autorizzare. Harris, che cosa ti ha fatto, Mercer? Autorizza. Ah, ma l'Hunter che abbiamo cacciato era lui. Lui trasformato. Mi sa che era lui. L'ha trasformato in... Io lo chiamo cacciatore perché mi sembrava quello. E torniamo. Me l'hai smessa da sola la quest? Ovviamente no. In terapia intensiva. Ah no, a meno che non era quello che abbiamo scannerizzato. Può essere che era quello che abbiamo scannerizzato. può essere Harlock, eh. Magari nel tempo libero fanno quelle. Un paletto. C'è un paletto, un tubo da 25, però vabbè. Leppo. Anche se continuo a dirlo, eh. Io non ho idea di come le persone abbiano paragonato l'originale a questo. Non ne ho veramente idea. Cioè, forse cioè, potrebbe essere preso come complimento, perché magari il mood sono riusciti a mantenerlo uguale. Ma... cioè... boh. Che tra l'altro, Harlock, sai, è anche un bellissimo dettaglio. Non so se ho fatto da su Street Fighter. Hanno tutti quei tipi di telefoni lì, perché giustamente fanno sempre a cazzotti. È vero. Ma quello si rifà molte volte, Cali. Io sta cosa non me la schioderò mai. Che la gente non sa un cazzo. Cioè, so che questa è una cosa molto provocatoria da dire, ma le persone non sanno veramente un cazzo di che cosa ci sta dietro la creazione di un videogame, di cosa c'è stato prima e compagnia. Cioè, è come dire che io mi metto a vedere la prima volta che tu uccidi la persona in nel primo Half-Life che cade giù dalle scale con quella fisica e faccio, vabbè, ma questa è roba che c'è sempre stata, grazie al cazzo. Ma quella è una roba che una persona che non ha mai visto della fisica in tempo reale all'interno di un videogame ha fatto tipo, porca puttana, zio, che cazzo stai a dire? Però chiudo la mia bocchicina. La mia boccuccia rimane chiusa, chiusa, chiusa. Scusa, c'è Cirinergo che guarda Entai? Serio? Paletto. Gli dobbiamo mandare... controllo? Ok, dopo fammi sapere. Vabbè, ma è quello dove stava la nostra... no, non è quello, è quella. Io ho sentito delle polemiche del Baldur's Gate 3, raga, ma veramente... al limite. No, ma questo è un audiolog. Registro di chirurgia Challus Mercer, rigenerazione tessuti, esperimento 5. I figli del marchio Necromorti, si chiama Kain, hanno fornito tutto il materiale che cercavo. I figli del marchio. La variante della forma infetta ha fornito uno spunto importante. Impiantando il materiale nel cervello si ottengono risultati ottimali. Chiaramente, questo significa perforare l'osso frontale, poco sopra la glabella. No, no, lo prego, no! Non si preoccupi. Lo strumento è sterile.
L'osso quello piatto è qua, credo, no? Cioè, da quel che mi ricordo di anatomia, forse. O forse qua sopra. No, mi sa che è una di queste sopra. Oddio, sesso con orsi fanno propaganda politica all'LGBT mostrando rapporti furri. E più o meno. Ma no, ma forse. Ma è il bello che la gente mica si è lamentata di quello, eh. Raga, la gente mica si è lamentata di quella roba lì. Tra l'altro, bentornato a Vittorio per 9 mesi, cazzarola. Toc toc, chi è? È il nostro caro Vittorio. Grazie veramente per il support bello e bentornato nella gang per il 9° mese. Guarda, è appena partita proprio una pubblicità, quindi te la sei saltata. Grazie a chi ha fatto l'abbonamento e anche chi si sta vedendo la pubblicità. Siamo vicini a un crash comunque perché stavamo tanto così. Sono ottusi come i minatori della colonia. Pronti a tormentare chi è diverso da loro. L'altro bentornato, Vittorio. Alcuna matata, ragazzi, sono Ciccio che me lo tanta. Non si scherza. È Si copyright. inventano un bello spavento. Sì, se lo merita. Ma scusa, ma ti vuoi trasformare veramente? Ah! Ma tu sei scemo! Ma fai come... Ciccio ha il copyright. No, però mi ricordo che un tempo disse qualche cazzata del tipo che Hakuna Matata c'aveva il copyright suo, qualche roba del genere. Eh sì, me ne sono accorto, Kaiba, perché ho visto proprio laggare in game e di qua era andata a metà del bitrate perché doveva caricare sta scena del cazzo in cache. Merse mi puzza di scienziato che crede nel sigillo come innovazione e poi fa casini. Ma sì, ma è un ideologista, ma proprio uno a uno. Però si sì, stanno a fare porchettonate. E quindi basta? Ok. Vedi, riprogramma tutto il marchio. Ma infatti, lasciamo perdere, Giumino. Negligenza. Ari si accennò di aver fatto una commissione per mezzo al magazzino. Deve essere sul ponte Mineranio. Però qua mi sa che non ci posso andare. Eh sì, perché è sempre ponte Minerario. Ma io al ponte Mineranio non ci posso andare. Dovrei trovare il rig del supervisionario sul ponte minerario. Ponte tecnico. Hangar. Allora, andiamo a prendere questo rig qua. Localizza obiettivo. Tom Cruise è il tuo medico. Quindi fa tutto in prima persona. Non ha studiato un cazzo, però ti sa operare a mani nude. Dove devo andare? Di qua. Siete bellissimo comunque Tom Cruise che fa tutti i suoi stunt. Un giorno morirà quell'uomo. Ma morirà facendo quello che gli andavate fa. Facciamo un save. O non è un save? Ah no, è un... Pensavo. Puoi anche non strillarmi nelle orecchie. C'è qualche tuo amichetto? Dico de puta. No, prendi i soldi. Sì, si fa un corso di 2 mesi. Kyle ha... Tanto fa danni overtime.
quel fuoco che vedete è il potenziamento. Ma fanculo. Oh, Bonnie. Che cazzo dei rumori. Mi fate salvare, per favore? Leppo. Io penso di non fare così tanti save in un gioco, neanche fosse Dragon Age. Posso vendere qualcosa? Dimmi di sì, per favore. Dimmi che posso vendere... Cazzo. No, ma infatti poi mi andrò a rigiocare sicuramente anche l'originale, perché... Cioè, secondo me c'è una spiegazione. O perché magari mano a mano che lui, che ne so, verrà... non influenzato, sì, no, influenzato dal marchio, magari comincerà a stare più zitto e compagnia. Però è figo. È figo che interagisce così, perché magari hanno voluto togliere quella roba del personaggio silenzioso che ascolta solo... E basta. Settore minerario, ponte tecnico. Ah no, ok. Perché non posso tornare qua? Perché è bloccato. Ponte, idropompa. Settore minerario, ponte tecnico. Ah, però io veramente ripeto, raga. Cioè, se non fosse per tutti i vari problemi tecnici, la Madonna impestata di roba che te capita. È veramente figo. Cioè, la lore mi sta intrigando. Il gameplay è molto vario ed è una figata in base alle armi che utilizzi. E il mood è tanta tanta roba. Hanno levato i sacco Yes Man che non risponde mai. Beh, anche perché non c'aveva molto senso. Cioè, a meno che una persona veramente non c'ha dei problemi. Cioè, io potevo magari vedermi un Isaac molto zitto se c'aveva qualche sorta di forma di autismo o compagnia, ma non per insulto, ma per davvero. Domanda, ma qua c'è ancora che devi trovare? Io in realtà per adesso ho fatto soltanto il primo power up. Poi non so se ne esistono altri, tanto laggiù spawna qualcuno. You shall not pass, no? Vabbè. Zona nuova. Deve ricaricare l'ira di Cristo Redentore, ovviamente. E niente, would you kindly? Andava fino al 6. Madonna, che diventava dorata a un certo punto con i LED. Ascensorino tattico. Ma che, perché mi sa che veramente tutte ste voci che senti in game è sto... Come cazzo si chiama? Mo dimentico sempre. È il marchio che te parla. Di qua. Qua dentro ci sono stato? Sì, sì. Ma che bella l'esplorazione, mi ricorda tantissimo Resident Evil. Addirittura. Ah, minchia, dove cazzo stiamo tornando? Minchia. 360. Minchia, ci sono riuscito. Io questa me la porto, non si sa mai. Di nuovo 360, se sbocca. Bravo, Isaac. Ah, qua c'era l'ossigeno, vero? C'ero quasi. Facevo tipo, sai, gli aeroplani che fanno gli show. Vabbè, che tanto qua io posso fare questo. Ma intanto qua chissà quanta roba c'è sta che non ho preso. Madonna, che bella l'assenza di rumore. Che figata, cazzarola. Io spero ci sia un'altra bomboletta d'ossigeno in giro, eh. Eccolo laggiù, ok. Io stavo andando. A breve morivo.
asfissiato brutalmente. Meno male che non hanno fatto qualche roba del tipo che a forza ad andare così magari consuma di più ossigeno. Madonna, senti che bello il battito cardiaco di Isaac. Oh, questa è una roba, un oggetto di trama, tipo rig di Volker, ah, eccolo. Ok, bello. Davvero? Com'è possibile? Ma alcuni, non tutti. Fanculo. Minchia, perché giusto. Stanno pure i bambini. Che cazzo? Qualcun altro? Stavo dicendo, davvero? Verrà anche la prossima Olimpiade? Cosa? Ah, dici per le gare di... con gli aeroplani e i salti. Benvenuto per la prima volta, Gigi, tra l'altro. Non a giocare a Diablo, quindi devo aver trovato la mia nuova droga. Buon proseguimento. Ma a te, anzi, sono contento, sono contento. Poi magari... Ah no, gioca a Diablo 4. Gioca a Diablo 4. Bravo, bravo. Buon proseguo. Hanno pure i bambini. E che cazzo vai lì? Ho capito. Uno non può girare tranquillo qua. E subito. No, ti devi staccare, Isaac. Corri. Corri, corri. Vabbè, ma ci sta, Vittorio. Come tutti i videogame, deve essere nelle tue... Che? Ah, ok. Deve essere molto nelle tue corde come roba. Di qua, andiamo. No, no, assolutamente. Cioè, ti fa capire un po' meglio la lore, Giumino, ma... Diablo, principalmente, è fatto che squarti papere a destra e a sinistra e basta. Che merda, Diablo, bene. Oh, c'è un lotto di forza elastica nel circo di Adelaide. Allora, non so se prenderlo seriamente perché sono confuso. Quello sappi, Vittorio, che l'ho giocato. Fammi vedere un attimo, però. Scusa, ma che cazzo è successa la mappa? Sul ponte millenario, il ponte tecnico. Intanto sto soffocando. Localizza obiettivo. Ok, bisogna tornare indietro in tutti i casi. Gnion. Ma non è che mi sto abituando a sta... Ma perché avrebbero dovuto fare un modo per girare diverso? Cioè, quella è la cosa che dopo un po' ti rincoglionisce. Che... Cioè, manca questo tipo di giro. Cioè, manca uno degli assi. E tu! Grazie. Arrivederci. Qualcun altro? Qualcun altro che deve cacare il cazzo? No? Sicuri? Questa me la porto, eh. Vederci. No, dopo un po' però l'assenza di rumore ti dà la testa, eh. Allo? Che era quel rumore? Esatto. Ma quello, ripeto, ci potrebbe pure stare in realtà in chiave proprio di scienza, Nico, perché tecnicamente la pistola con cui spara Isaac è collegata alla sua mano, quindi... Oi. Quindi quel rumore può usare il corpo e arrivarti ai timpani. Però... un po' tirato. Che è successo, tra l'altro? Ho visto un... un ban, che è successo? Che cazzo dei rumori. Pensa ai sordi. Vabbè, ma i sordi ci nascono nel silenzio, fortunatamente. Anche perché se veramente l'essere umano rimane per tanto tanto tempo nella più completa assenza del suono, dopo un po' impazzisci. Perché si adatta all'orecchio. Qualcuno è volato, andiamo bene. Era venuto a spammare. Ah, ok. Grazie per... grazie ai nostri mod. Non me ne ero accorto, ragazzi. Meno male che ci sono i miei paladini della giustizia. Allora. No, no, ci sta, infatti, bravi. Bravi, bravi. Dobbiamo andare di qua, quindi sicuramente è pieno di merda. No, io non vado qui. Pat pat ai moderatori, sì, fortissimo. Poi gli passi anche una ciambella. Pa, pa, pa. Accesso a gravità
Salve. Vabbè, voi siete la mano della giustizia in caso, ragazzi. Io mi affido a voi finché sono giuste come cose. Sta sempre qua, no? È più avanti. Ehi! Okay. Oh, ma che cazzo però? Ormai me le sto a cominciare ad aspettare però. Perché sempre qua mi arriva un audio nel culo. Ah no, perché siamo qua di nuovo. Aspetti! Calmo! Ah! Di nuovo qua! Comunque, quando vedete quelle laggate anche di stream, ragazzi, è perché, come vi ho detto, la CPU sta costantemente a palla. La cosa che sta renderizzando la live, quello che voi vedete, è la CPU, ma la CPU sta tipo a 80 gradi costanti. Quindi perdonate quei frame drop e compagnia che vedete. Qua. Sto lavorando come un mulo, ma porca puttana... Ah, cazzo, stai qua dentro. Però vedi, questa però è una cazzata della mappa. Cioè questa là mi dice no, puoi prenderla. Non è vero. Non è vero che posso prenderla, perché c'è la porta di livello 3. Cazzarola. E allora andiamo con i tubi di lancio. Perché tanto devo prendere sto cazzo di livello 3. Dobbiamo prendere sto cazzo di livello 3. E andiamo dai tubi. Comunque d'estate penso che i computer fanno una fatica, ragazzi. Cioè, è anche ottimizzato col culo il gioco. Infatti voglio vedere con Baldur's Gate come ce la caviamo giovedì. Ah, che tra l'altro probabilmente... Prometto, eh. La live che avevo detto che doveva essere pomeriggio probabilmente sarà giovedì, ma vi tengo aggiornati. Tanto giovedì sarà fatto per farsi il personaggio e per rifarsi essenzialmente la roba iniziale. Che dato sono abbastanza convinto che rifarò un Oga o qualcun altro. Bello giovedì. Uscita a gamba tesa. Ogni tanto mi escono le robe a gamba tesa, ragazzi, voi non avete idea. Io che sono molto preciso nelle robe mi dà un urto. Cos'è st'audio? Settimana prossima ferie. Andiamo tutti in ferie settimana prossima. Meno male, sono contento. Tutti a palle all'aria. Senta il rumore. Vabbè, salviamo più avanti. Esistono bombolette di stati, sì. Ma ti ho detto, Arlo, che in realtà il gameplay del suo gioco muoio perché sono un coglione. Ma è tanta roba. Poi tocca vedere anche l'originale, ma penso che l'originale, bene o male, è uguale. Infatti, cioè, l'originale penso che lo trovate a 3 euro. Se poi l'hanno messo gratis 27 volte ovunque. Cioè, quindi penso che chiunque abbia un Dead Space. Qua posso aprire? Che vaffanculo. E rallenta. A parte che fa tipo una mega AOE, quindi blocca, che ne so, 4-5 persone. Non cambia nulla, immagino. Forse l'unica roba è la gravità zero, ma anzi, si migliora. Eh beh sì, ci dobbiamo andare a infilare qua dentro. Anche... Che cazzo ti tiro? Cosa ti tiro? No, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, perché tanto tu prima c'è... Oh, sì. Eh? Perché sento dei violini? Ci sta qualcosa d'appuntito che te posso dire? No? Sei sicuro? Vuoi fa... Vuoi far morto ammazzato? Non eri tu. Ma scusate, ma questo perché stava qua allora? Prima non c'era. Raga, sento dei violini. Oh, che cazzo è? Ma c'è sta il Nemesis davvero? Mi segue per i corridoi. In realtà era tutta una cheat. Ma perché deve rispawnare gente? Bello che sono rimaste tutte le frattaie.
ci segue mentre suona. Vabbè. Si stanno a divertire. Tu vieni con me. Beware trap ahead. Zombie. Ma è in tedesco? Che cazzo era? Scusa, sotto c'è scritto HV der forpulse zombier har l'ert. Ah no, è scritto tipo mezzo in inglese, mezzo con quei simboli strani. Ho capito, ma muori. Ah! Ah! Test! No? No? Sicuri? Ah, io pensavo... Vabbè, ma sono quelli che posso piazzare anch'io. No, non questo. Non questo. Quello. No, va bene. Però si rompono dopo un tot. Ma mi conviene sta fa sta roba. Sì, ma si sono buggati i cosi comunque. Rigged door, don't use. Ma scusa, ma che sono i consigli da parte degli sviluppatori? VIP in chat, come si è diventati VIP? Ah, penso che ci stai soltanto tu forse. Mi sa. Credo. No, forse c'è anche Vittorio. Ma quindi io posso fare tipo... Ed è subito Bioshock, ragazzi. Eh sì, ma sono messi apposta. Mica perché sì, perché è uno dei primi corgiotti della gang. Allora, noi dobbiamo andare in realtà di là, quindi andiamo prima di qua. Magazzino minerali. Valea. È uno degli antichi, sì. Che tra l'altro molti di voi in realtà dovrebbero pure avercelo il badge da founder. Però capisco che il corgiotto è più figo. Sì, come il nostro caro Luchino. Un robo di rubino. Questo era uno store. Un tempo. Qua dietro c'è qualcosa. Luca il grande. Into the sus. Richiesta di sicurezza recuperata. Sicurezza. Uno schizzato chiamato Harris sta rubando dal magazzino dei minerali. Mi ha inviato il dottor Mercer. Sempre Harris. Vabbè, da lui che è partita in realtà la cosa. Anche Dio in persona. Ma se rubi dal margine di profitto della CEC, nella merda ci finiamo noi. Dio? Quindi puoi rimettere quell'osmio dov'era, altrimenti inizio spezzandoti le braccia. Su Aegis 7 ho lavorato con gente come te. Rubavano i miei nodi energetici. Dovevo scavare al buio. Ehi, ehi, lasciami! Ma quando vieni abbandonato al buio, non sei solo.
Lì il marchio sussurrava le sue rivelazioni. Ora finalmente le capisco. Vuoi ascoltare? Attenzione, uso della postazione tutta vietato al personale non qualificato. No, no, fermati! Pietà! Anch'io ho detto pietà quando mi hanno rinchiuso. L'ho anche urlato. Ti prometto che non riderò come loro. Attenzione, postazione tutta ostruita. Pericolo di lesioni gravi. Oh mio Dio! Aiuto! Rapporto di incidente compilato da dottoressa Nicole Brennan. Vedi attività ring correlata. Avete capito? Che cazzo è successo? L'ha infilato dentro al negozio, sapete quando fa tutta quella roba che gira? Questo è quello che è rimasto. Il nostro precursore. No, ma questo mi sa che è quello che ha dato il via a tutto a sto punto. Ma tanto le scintille rimbalzano su Isaac. No, aspettate. Ma che cazzo dici? Se riuscissi. Si rimbalzano su Isaac. Ma che figata. Rick sembra il nome di un'agenzia di sicurezza privata. Ogni volta cambia. Fanno tutto questi signorini. Meno male. Vabbè, questa in realtà è lore. Cioè i registri di sicurezza sono la lore. Brutalmente. Ma non questo cazzo. La scatola. Qua lasciamo un po' di sicurezza. Qua blocchiamo così. Toh. E chi torna più indietro qua? Mo sbuca un mostro gigante. Beware traps ahead. Però c'è qualcuno che ci ha dato una mano. Troppo? Non si sa mai che si trasforma. Madonna! Ah, qua è ok. È la roba dove magari estraggono i minerali. Sì, laggiù ci sta la robettina che scava. È dove smangiucchia. Salve. Ah, addirittura un negozio. Vai. Ma la creazione di brucole è la principale. Specializzati in bruco. Madonna, 10.000 questo. E un medikit, vendiamolo. In realtà che cosa posso comprare? Munizioni multiraggio, combustibile, lanciafiamme, squartatore. Vai. Poi ci abbiamo il potenziamento per la sega a mano. Oh cazzo, di nuovo tu! Pure questo. Che bella sta roba. Ah, perché avrebbe trasformato tutti questi se non ti sbrigavi. Sì, che sembra il nome di un'agenzia di trasporto nauti. Quello già ci sta. Quello già ci sta. La batteria servirà qua, no? Soldi. Perché qua non ci si può entrare? Saltato l'audio. Ci siamo? Sì, ok. Ha laggato? Altro laggone. Ok, ecco perché era saltato. Quando vedete che fa queste cose è perché stavamo attando così da crashare. È perché si vede che con tutta sta luciaci più sta di Madonna mo esplodo, per Dio. Quindi preparatevi perché ci potrebbe essere un bel crashettone qua. Voce 01. Ho messo in sicurezza il perimetro del sottoponte. Esplosivi, lama al plasma, inneschi, carichi di rilevamento. Tra feriti e Lingen
Tre feriti e Lincoln è fuori combattimento. Il farmaco ha fatto il suo corso. Il resto delle scorte va ancora bene. Per ora munizioni, cibo, acqua e carburante per propulsori. Anche senza la roba per il radiofaro di soccorso. Voce 02, ho cablato gli accessi esterni. Ora tutte le stive minerali sono attive. Lincoln ha perso conoscenza, non c'è niente che possiamo fare. Hanno fatto irruzione dalla presa d'aria del pavimento. Uno di quegli stronzi volanti è andato dritto verso il corpo di Lincoln. Da lì abbiamo combattuto 6 invece di... Ne abbiamo combattuto. E da lì ne abbiamo... Comunque, ma sta continuando a laggare, vero? Perché sento l'audio che sta saltando. Si suicida giusto per dispetto. Mood che mi piace. Li abbiamo fatti a pezzi e poi spediti dai fondatori per una cremazione rapida. Non possiamo permetterci di rischiare. La carica di levamento è scoppiata troppo presto. Abbiamo perso Schelegel. Fiche Zittol. Non ho mai visto l'interno di una testa prima d'ora. Li ho portati al fonditore per essere cremati e poi ho fatto l'inventario delle risorse. Non riesco a dormire. Qui è troppo pericoloso. Ho preso dell'equipaggiamento per andare a cercare un rifugio più sicuro. Max Sweeney mi ha seguito urlandomi di essere egoista. Io, è stato lui a condurre quei cosi dirti da me. Aggiornamento, un Max Sweeney sistemato, fonderia visitata, non riesco a dormire, freddo, sento gli altri gridare, finirò ammazzato per colpa loro. Lincoln ha ragione, ho bisogno di pace e tranquillità, i fondatori hanno bisogno di carburante. Buonasera Giora, come stai? Bello, benvenuto e buonasera anche a Pasta. Passo per un saluto prima di lanciarmi a letto, buonanotte, bello, grazie per essere passato. Qua tutto bene, anche se credo che abbiamo la CPU che sta madonna a 1000, mo esplode ragazzi. Mo esplode. Ok, vabbè, questo ecco perché ha scritto, perché è impazzito a un certo punto. È impazzito brutalmente. Quindi sbighiamo ad andarcene nella sta zona, perché questa a quanto pare la sta devastando nel culo. Potenziamento facciamo un'altra volta. Che altro mi sono immagino tu sia quello del text log. Stavo dicendo, mi sono recuperato il torneo italiano di Street Fighter. Veramente figata. Tu? Allora, qua non ci posso. Entriamo qua perché vedo. Salviamo che non si sa mai. No, ma mi sa in realtà che è proprio rotto l'audio, ragazzi. Mi sa che è proprio rotto l'audio. Qui c'è un file audio che hanno tagliato male. Ormai sono un fanboy. Sì, io di Street Fighter assolutamente. Assolutamente, nel privato continuerò a giocarci. Continuerò. E diventerò diamante, non ci credo manco io. Sono state veramente fighe, sì. Assolutamente. Infatti mi hanno dato un hype in corpo che voi non avete idea. Anche qua ha cominciato a ricorrompersi tutto. Cioè, quelle robe mi fanno venire proprio voglia di giocare. Di prendere il pad in mano. Allora, qua ci sta uno di quelli che li trasforma. Sicuro. Devo stare attento. Lottiamo prima la stanza. Stato legame asteroide. Legame esterno, legame interno. Ah, ma quindi veramente ci ho preso. Cioè, loro... Cioè, io l'ho detto per cazzata, per logica, ma loro tipo staccano i pezzetti dal pianeta, ci attaccano l'astronave che comincia a smangiucchiare il pezzetto e poi passano un altro. Considera che sono giocatori che giocano almeno da Street Fighter 4, hanno tutti esperienza dai tempo a te. Sì, vabbè, quello ovviamente piano piano si fa tutto. Ma figata! Questi immagino livello 3, vabbè tanto lo otterremo qua il livello 3, eh. Text log, mo lo leggiamo, prima voglio far esplodere tutto. Studi di lancio chiusi. Contattare il supervisore Dallas per richiedere l'autorizzazione. Facciamo progressi con i sistemi del ponte minerario. Hai il radiofaro di soccorso? No, i tubi di lancio sono sigillati. Serve il rig di un amministratore del ponte per aprirli. L'amministratore è il supervisore Dallas sul sottoponte di lavorazione. Rilevo attività rig anche per un tale Jacob Temple. Sottoponte di manutenzione. Forse ha lasciato lì il radiofaro di soccorso. Spero tu riesca a raggiungerlo con queste avarie. Non avarie. Trappole. I
minatori cercano di resistere così. Cercavano. Ok, apro i sottoponti. Però assicurati che il radiofaro non sia collegato a qualcosa. Cioè, vedete, ecco perché non potevo andare giù. Perché doveva aspettare sto cazzo di ponte di merda. Sta cercando di scappare dalla nave, Harlock. Perché praticamente l'hanno resa una gigantesca trappola per i mostri, per sopravvivere e tutto quanto. È mezza sputtanata e cercano magari di rimandare un segnale per far venire i soccorsi. O proprio loro un'astronave magari per dasse. La trivellazione di X7 è stata condotta oggi. Tutto è andato liscio dal nostro punto di vista. Anche se sembra che vi siano dei problemi sul pianeta. Tanto che abbiamo perso temporaneamente i contatti con la colonia. Ma i legami sono stabili con la torsione entro i parametri accettati. I primi carichi di roccia 010032 sono stati estratti dalla zona tettonica, posizione QL5. Circa un'ora dopo la trivellazione è già stati elaborati, raffinati e fusi per il campionamento. I risultati sono migliori delle previsioni più ottimistiche. Il recupero normale si attesta grosso modo sui 35% minerali, 5% fossili, 60% scorie. Ma il primo carico era composto al 65% da minerale e da 0% fossile, come atteso. Significa 6,5 tonnellate da un carico di 10 tonnellate. La produzione è stata pienamente avviata e incentrata su EQL5. Se questo non si rivela essere un'anomalia, abbiamo fatto centro. Vabbè, come al solito finite sempre la roba. Paisacco aggiusta tutto con il suo martellino. Nye. Vai! Esci! No, ok. C'ero io dietro l'angolo! Con l'ulti di Zarya! Che puttana! Piece merda! Ah. Perché sento della roba? Leppa. Va bene, devo tornare indietro. Sì, ha sentito veramente l'onda energetica. Ha detto no, forse è meglio farmi i cazzi miei. Salve. Io mi lascio delle trappole in giro per tutta la nave. Ponte di lavorazione. Ah, in realtà no, è questo qua sopra. Pensavo fosse quello più sotto. Come pollicino, sì, o come un dinamitardo. Io comunque sono diventato un killer. Porca puttana, vaffanculo, era il cadavere. Madonna. Madonna, se risento qualcuno di Jacob. Dio madonna. Mi ha chiamato un altro superstite, terrorizzato. Chiudo il radiofaro di soccorso, vado a cercarlo. Non c'è ancora una finestra. Ah, sei tu questo, mi sape? Quella è la pistola a impulsi. Ti prego, sta attenta. Se quest'arma l'hai data dove l'ho trovata, mi sa che la tua madre è morta, zio. Eppure male. Sega nel culo. Lo chiamavano Chainsaw Man. No, ancora non mi escono dal petto, fortunatamente. Semmai destra o sinistra? Sempre destra. Sono tentato di andare a sinistra.
I piccoli! Non vedo dove cazzo è la lama. Sei vivo ancora? Muori! Hai esplorato che gli usciranno pure dal pezzo. Calcola che io insomma non ho visto un cazzo, ci ho preso. Madonna, comunque mi autospoilero le robe. Nel dubbio. Qui comunque trolliamo anche nello spoiler. Secondo me la gente, se noi dicessimo... Meglio non parlare, che non si sa mai che ci azzecchiamo. Qualche spoiler grande. A cazzo, però. O non ci credono, se strappano. Cioè, è una via di mezzo. Cioè, diciamo talmente tanta roba che potrebbe essere spoiler come non. Che è incredibile. Ah, questo era un deposito di ste robe. Ok. Vengino, vengino. Porca puttana, lei, salve. A lei, merda. Figlio di Sanji. Viaggiatore temporale. Spoiler, è vero. Dato sto continuando One Piece, piano piano. Quando andrò in vacanza me lo recupero tanto per bene. Magari me ne vedo 20 al giorno, no, si scherza. Non credo di avere questa cosa. Ho capito. Ma che cazzo. Grande idea. O per fare una citazione, grande Giove. C'è ancora qualcuno, eh? No? Sì, sì, ovviamente ci si mette di sottofondo a noi italiani che diciamo puttanate tutto il tempo. Richiesta di sicurezza recuperata. Qui Dallas, sicurezza al ponte minerario. Kain è impazzito, torna indietro. Io so come si usa. Camminerà, soffo per tutta la vita se non mi dai i codici della stiva. È il settore lavorazione, non abbiamo i codici della stiva. Devo arrivare al marchio, il tempo sta finendo. Datemi quei codici. Cristo, è questo che hai fatto? Vabbè, potete pure farli continuare mentre stavo a fare il save. Sì, me li sono recuperati tutti i vari film di Ritorno, Ritorno, Avanti il Futuro e cazzi e mazzi vari. Molto, molto carini. Sto cercando di salvarvi. Il marchio è la nostra unica speranza. No, lascialo andare. È armato. Dove cazzo è la sicurezza? Cioè, avevano visto delle cose nel futuro che andrei a tirargli due pizze del tipo... Sì, sì, fidati, zio. Ci siamo evoluti proprio così. Ma davvero, eh? Però... Però è bello vedere come molte cose che loro hanno provato a fare... Molte cose che loro hanno provato a fare nei film hanno ispirato della roba che hanno provato a inventare davvero. Buonasera, Lucio. Come stai? Bello, benvenuto. Ah, questo è corazzato davvero. Ok. Devo stare attento, questi stronzi. Gli autolacci li vorrebbe. Ma in realtà l'hanno inventate come scarpe che si legano da sole, cazzi e mazzi vari. Ma... C'hanno talmente tanti impianti e cose che fai prima di allacciartela da solo. L'autovolante tra 10 anni. Tra 10 anni da 1930. Bentornato, Star. Come la va? Sì, comunque c'è proprio un file audio che l'hanno tagliato male. C'è un cazzo di file audio che è tagliato male. Che urto! Ho capito, ma che t'ho fatto? Che trick! Che sono sti violini? C'è sta qualcun altro?
come siamo messi? Vai, dai. Pack, vendilo. Posso conquistarlo un nodo? Sì. Vabbè, ma perché sappiamo che sei tipo Edgy Lord, non mi viene la parola esatta. Tutto è merda e niente è lecito. Quasi esce fuori. Posso prenderlo quello? No. E dopo che devo andare di fuori. Oh, ma là ci sta la roba bella. E adesso ci posso entrare. Ah no, è che ha gravità zero. Sarebbe nella sala comando lavorazione, ma le sicure sono manomesse. La porta non si apre, peccato. Non si ripristina la gravità, ma il sistema non la ripristina. Anomalie 4. Almeno il fascio di lavorazione funziona. Aspetta. Ah beh, quelle pietre dovrò rinfilarle là. Credo. Ma se... Effettivamente abbiamo visto poche killcam. Sì, devo... Anomalia distrutta. Okay. Tutto bene, oh, sono contento. C'è qualcuno? Dio madonna. Addio. C'è anche un bambino di merda, dov'è? Un altro. Donna. No, aspetta, bambi, che devo ricaricare. Oh. Minchia, lottare a gravità zero quando c'è sta roba su più muri mi rincoglionisce tantissimo. Quello. Perché quello non lo prende? Anomalia distrutta. Vediamo giusto se ci sta altro. Laggiù vedo qualcosa di luccicoso, ma non vorrei che sia la testa di uno stronzetto. Il che è probabile. Control, da quel che so, è molto molto figo sotto il punto di vista della lore e dello sputtanamento. Infatti un giorno vorrei giocarci. Per bene. Vabbè. L'hanno inventato loro. Tu ci scherzi, ma può essere. Allora, prima di fare qua, penso che se mi blocca qualcosa. Uscita da gravità zero. Allora, qua sbucherà uno stronzo. No? Ma ho capito, ma che drop di merda. Ma... No! Nascono da 4chan. Comunque su 4chan sono andate talmente tante di quelle robe un po'... Come si possono chiamare? Peculiari? Che bello l'effetto! Che cazzo c'ho addosso? Corri, Isaac! Che cazzarola! Che è sto rumore?
Allora, sento palesemente una vagigia bagnata, ragazzi. Mo non voglio essere volgare, ma... Oh, soldi. Voglio fare un... voglio vedere una cosa. Oh! Ma scusate, ma siete esplosi in mille pezzi e non, troppo, non avete droppato? Un nemico clippato? Ah, può essere, effettivamente. Io credo di non averlo mai giocato un gioco sulle backroom, quindi magari una volta si porta. Dovrebbe essere horror, vero? Guardate, dove cazzo devo andare? Devo tornare lì. E di qua? Ah, si torna di qua, ok. Tanto grazie per il support con le pubblicità anche a chi ha fatto l'abbonamento. No, alle gambe. Alle gambe. Corazzate il merda. Hai finito le munizioni, vero? Tanto ne abbiamo un'altra. È giusto un gioco, ma è fatto da un fan, se non sbaglio. Perché ho visto che molte volte Coop TV ne ha portati di giochi del genere. Però ne vedevo sempre differenti. Cioè non erano tipo con lo stesso mood. Cioè vedevo che sembravano proprio differenti stili di gioco. Di qua non ci sta un cazzo. Perché sono sempre fam... Ah ok, sono varie varianti della stessa cosa. Ce n'era uno molto figo che si poteva anche giocare in coop e che era fatto su Steam per bene, ma non mi ricordo come si chiama. Salve. Soldi, crediti. Rig di Dallas. Oh, ah ok, cioè perché mano a mano che li prendi ti power up sotto questo punto di vista. Oppure era questo che mi dava il 3 e basta. Supervisore Dallas. Che è probabile. Ultimo registro. Ho fatto in modo che nessuno possa lanciare questo sottoponte. E nemmeno io potrò. Ho visto cosa fanno ai corpi. Cosa diventano. E non posso permettere che succeda anche a me. Ah, ok. Non avendo nessun arto, non potrò uccidere nessuno quando verrò infettato. Autorizzazione confermata. Dite a Dawn e ai bambini che li amo. Madonna. Ma no. Ma ho capito, ma disattiva l'audio, zio. Mamma mia, ma così no. Che mozzato gli arti dunque, detective. Tutto lo stesso stile con meccaniche differenti. Vedete star, le idee furbe. Che poi gli arti si... Sì, esatto. Poi magari si trasformava comunque, però faceva qualche altro schifo. Però vabbè, almeno ci ha pensato. I dei bambini che sono così. Le ultime parole di vostro padre. Era gay. Ma va bene, minchia, crea questa cosa. Ho preso un progetto, non me ne sono accorto. Però finalmente abbiamo il livello 3. Finally. Che dice no, no, qua bisogna rimuovere tutto. Ti ritrovi con una dentiera fatta da 10.000 euro sul conto. Madonna. Vabbè, si sa mai che si risveglia, no? Giusto. Ho sbagliato.
Vogliamo fare a cazzotti? Quest'arma spaventa, ragazzi. Ogni volta che la caccio fuori scappano. Buonasera Samuele, da quanto? Madonna, ma come l'hanno tagliati male i file audio de sta zona? Sono proprio tagliati male, eh? Ma greve... Ma perché prendi i soldi? Ci abbiamo la collezione. Il rig dell'amministratore ha cambiato posizione. Ci sei? Ci sono. Ah, ok, ci sta cacciando l'amministratore. Dovremmo essere al 7? Porco! No, ragazzi, era crashato Streamlabs sto giro, non era Dead Space, tranquilli. Dovremmo riesserci, no? Sì, si era spaventato Streamlabs. Lasciate perdere. Si è crashato proprio nell'infarto. Sì, esatto, Calle, io dovrei fare pure il premium su sto robo. Durante la bestemmia è crashato. Quello è stato Twitch. Il family friendly. Sì, si porta a Baldur's Gate, Tarlo. Non, ripeto, al 100%. Ci facciamo 6-7 live, brutalmente. Però ce lo giochiamo un po'. Vediamo cosa ha da offrire. Poi magari in futuro si porta una serie come si deve, però ripeto, con Inquisition dietro all'angolo non mi pare il caso di portare un gioco che dura dalle 100 alle 200 ore. Tra l'altro lì dice zero spettatori. Sappiate che ho infartato, però poi ho caricato a testa bassa. Ho sprecato tutte le munizioni dell'arma per far esplodere queste cose. No, no, ma infatti prima o poi, Kai, io mi cagherò veramente del tutto il cazzo e io passo a OBS. Perché è l'unica. Meno, beh, tanto si gioca, cioè. Spacchiamo tutto. Grazie Lucio per l'abbonamento. Bentornato per l'undicesimo mese, grazie veramente per il support, è sempre un piacere averti qua. Però come dico, tanto domani ci giochiamo, domani, giovedì ci giochiamo il prologo, cioè quello che avete visto 3 anni fa, soltanto pacchetto completo, quindi con tutte le razze, tutte le classi e quello che avranno aggiunto nel prologo. Potresti fare come Yotobi, però porti quelle missioni secondarie, è bello, ma da... Sì, sì, ma... Cioè, ma anche magari ogni tanto si porta una live così nel chill. Aspetta, sei crashato, ma niente reaction, mi hai mentito. Ma no, quello non era... Non era Dead Space, Arlok. Quello era Streamlabs, che è una merda. Comunque, di nuovo, grazie, Lucio, davvero. Ne sento un altro da qualche parte. La tipica aggiornata su Dead Space, quello è lo stesso audio, porca puttana. Ma di nuovo? No, vabbè, quello di prima. E tanto ormai i VIP ce ne abbiamo pure parecchi. Quindi quando ci sta un bel merito si dà, brutalmente. Giù. Dove devo andare? A manutenzione. Quindi dove ci stanno tutte le altre secondarie. Basta fare qualcosa. Sì, esatto, che deve rimanere. Vabbè, adesso spone l'aria di Cristo. Allo? Tipo My Kingdom Come. Quelle oro. Dell'aria.
No. Non ho visto niente. Buonanotte, Giumino, grazie per essere stato con noi. Bello, ho dormi bene. Di nuovo Hammond. Ma... stavano facendo una sorta di messa? Andiamo via da questa cazzo di nave. Sì, sì, fidate che ci andiamo via da sta nave. Mica moriamo tutti. Cioè, Isaac no, perché se deve fare un altro gioco. Un altro di due giochi. Ma voi... Ma ancora sei vivo? Ma ho capito. Affettato di mostro solo 5. Ma ho capito, ma allora o è sta seghina che è fatta di merda. No, sì. Ma che cazzo di checkpoint è questo? Supervisore Dallas. Ultimo registro. Ma che cazzo di checkpoint è? Ma che cazzo? Seghina fatta di merda. Streamer portatore di cultura. Ma ho capito, ma dove m'ha fatto ricominciare? Ma porca puttana. Autorizzazione confermata. Cioè, vabbè che non devo sottovalutarli quelle merde nel muro, eh. Che quelli sono veramente bastardi. Però cazzarola. E anche a sta fa così. Vabbè, rivedrete il mio momento alla Rambo. Quello che vi siete persi poco fa, a meno che non ricrascia un'altra volta. Ma infatti che cazzo di... che cazzo di quick save, eh? Cioè di quick save, di checkpoint. Non c'è della gente? Facciamo il save. Scusate, ma allora quella roba, quell'assalto di merda che mi è arrivata addosso, che cos'era? Era la prassi? C'era un incontro casuale? Ma davvero? Ma sta da fare i seri? O non c'ha voglia neanche il gioco di respawn a tutta quaro. Porca puttana. Qua dietro c'era qualche armadietto di te. Più tardi se le facciamo. Che tra l'altro mi sa che lo metterò davvero il coso con i punti per fare le reaction a fine live. Che magari uno mette il link e poi si... immette il link e poi si possono vedere. Un miliardo di punti, no. Un po' too much. Sto caffè stasera mi è venuta una merda. Ma che tanto io ora che ci penso, noi abbiamo 19 abbonati. Però mensilmente io rivedo la resub di qua in live di 8 persone. Cioè vuol dire che ci sono tipo... vuol dire che ci sono tipo 11 persone che la fanno di nascosto, maledetti. Grazie. Caffè misto grappa. Sì, corretto si dice. Posso skipparla sta merda? No.
5 di loro stanno da una parte che pregano quel pisello. Però comunque grazie mille a chi fa l'abbonamento off. La sub spy. Madonna, soltanto guardandoli in video la... gli è quasi entrato. Ricetta l'ha contratto. Non ho visto niente. Ho perso di nuovo Hammond. Ma prendi il radiofaro. Andiamo via da questa cazzo di nave. Ah, il nostro caro Paolo. Minchia. Madonna, che cacchio mi hai ricacciato fuori. Quel pisello fa fa male, immagino. È tipo la chemio quel coso. Allora, Madonna. Piano. Non avrò la lama al plasma. Morto? Ma questa più o meno funziona. Vabbè, perché se te ci avvicini mi sa che ti fanno una grab o ti tolgono non si sa quanta vita. Devo andare di qua. Soldi. Comunque grazie, tra l'altro, che non ve l'ho detto pure prima, quando mi notificate dei vari crash e cazzi buboli vari, ragazzi. Perché ripeto, Streamlabs è una merda e quella roba lì non la calcola come crash, quindi non mi fa un audio in cuffia. Cioè smette di funzionare e basta. Quindi io neanche me ne accorgo. Perché tecnicamente Streamlabs dovrebbe averlo, l'aiuto in caso di disconnessione. Energia mancante. Ah, posso aprirne una alla volta? Magazzino 1, magazzino 2, vai. Genitore 1, genitore 2. Cazzo. Si devi pagare per avere le funzionalità base ormai. Ho capito, qua dentro bisogna un attimo andarci con questo. Soldi. Cazzo. Minchia, ha rimbalzato. Ha rimbalzato, ha preso quello dietro. Che figata, altra laggata. Sì, no, ma quando succede così, raga, cioè quando vedete quella lag effettiva, non è lag di stream, perché io ho tipo 0.4% frame persi di tutta la live. È proprio che la CPU non ce la fa. Vi ricordate quando stavamo su, come si chiama, e la prima volta su A Plague Tale, che tirava quelle sorte di laggato su Devil Within? È la stessa cosa. Cioè non ce la CPU è talmente tanto in bottleneck che non ce la fa renderizzare la live. Trickshot. Avete visto che bravo? Il tiro dell'unicorno di Peggle. Quest'altra città sinergo. Qua dentro c'è un audio log. Vai. Oddio, mi spiace, Isaac. La differenza di fuso. Ti chiamo no, più tardi. Va bene. Come stai? Bene. Avevi ragione, Isaac. L'Ishimura è fantastica. Sono così fortunata a essere a bordo. Goditela finché dura. Sai che l'anno prossimo la manderanno in pensione. Isaac, grazie. Ma era il rifugio di Nicole, questo. Per avermi spinta a farlo. Cioè, senza te non
sarei arrivata fin qui. Mi hai spinta a insistere. Non dimenticare che ho dovuto rinunciare a te per sei. Forse stiamo uscendo dalla portata del ripetitore. Isaac. Nick. Mi senti? Ascolta, c'è addirittura. Nicole. Isaac. Ehi, mi senti? Pronto, Nicky? Benvenuto Corvo, da quanto bello. Qui tutto bene, tutto bene. Qui c'è addirittura l'alfabeto di quei simboli, giustamente mezzi scancellati, perché sia male che te fanno capire. Fuck the church. The church want to doom us all. Amelia, I must return to marker. Tutto the marker dovrebbe essere il marchio. She's right. Madonna. Questo era di uno che sopravviveva. He can help us. She's right. Never should have brought it aboard. Chi è che può aiutarci? Isaac? Che ne sapeva che succedeva a sto puttanaio? Registro recuperato. Registra allora. Che differenza fa adesso? Terrence, lo so che l'epidemia è stata causata dal marchio, ma devo capire in che modo. Il suo segnale. Quando pulsa, può causare alterazioni del codice genetico e anche della struttura neurale. Lo hai sentito, vero? Ma come posso fermarlo? Mercer lo sa. Ha portato il materiale sul marchio nella sua stanza sul ponte e l'ha sigillata. No, no. Sigillata? In che modo? Ti prego, mi servono i dati di Mercer. No, ti ucciderà. Non voglio avere altre morti sulla coscienza. Dopo aver perso Amelia, mi era rimasta solo Unitology. Ah no, questo forse era il rifugio di Kyle. O Kain. Che dato là sotto c'è anche una sorta di evoluzione del marchio in basso a destra. Amavi Amelia, come io amo Isaac. Ma se non trovo una cura contro questa epidemia non lo rivedrò più. Ti prego, aiutami. 39277. Se devi entrare nella stanza di Mercer, quel codice dovrebbe funzionare ancora. Grazie. Tieni. Questi con te sono più al sicuro. Dottoressa Brennan, Nicole, l'unica cosa che Mercer temeva era la morte. Ora dubito abbia paura di qualcosa. Madonna. Come ho detto, Harlock 2037. Consigli su D&D, dimmi tutto, Corvo, dimmi tutto. Chiediti sarà risposto. Comunque qua spingono molto di più sul marchio. Ma che lo scopri un po' più avanti verso capitolo 8-9. Eh sì, te le mettono fin dall'inizio. Cioè hanno magari fatto come su Resident Evil. Hanno un attimo un po' aggiornato. Non aggiornato, però hanno rimischiato un pelino meglio la trama per fartela capire e farti incuriosire. Perché questo qua sembra una cazzata, ma questo è l'alfabeto di quei robi lì. Cioè, questa roba qui, in realtà, se uno riuscisse... Ma in realtà ci stanno tipo un po' tutti i simboli. Uno potrebbe fare delle porcate, potrebbe leggere anche magari dei segreti, delle robe. Lì sotto c'è una sorta di marchio di come si evolve. Che figo... Cioè, tipo, questa roba qua sotto, che è scritta in quel linguaggio là, uno se ci mette con la pazienza può un attimo mettersi a tradurla. Stai già preparando le prime 13... Sì, ovviamente, cioè... Per il 2037 altro che critical error. Vorrei iniziare a giocarlo ma non so come incominciare di preciso. Calcola che ho fatto proprio un post su Instagram, per fare una citazione a Riccardo Rosario, dove parlo... Ho sbagliato arma. Dove parlo del set introduttivo. Secondo me quello è il modo migliore. Cioè, se vuoi iniziare dipende anche da che base. Perché io ti potrei consigliare anche un Baldur's Gate, che è una sorta di D&D modificato, ma se vuoi giocare effettivamente al gioco, il set base è di Cristo, perché c'ha dentro, a parte i dadi, l'ambientazione, una campagna già scritta, il regolamento, schede già fatte e compagnia, è tanta roba. E io ti direi il set base, trovarsi un paio d'amici con cui dire delle puttanate, fare due schede, tirare due dadi e piano piano andare sempre ad alzare l'asticella. È sempre a migliorare. C'è già l'alfabeto tradotto? Sì, no, io dico se uno c'ha la pazienza star di mettersi la proprio... Cioè c'era quella cosa scritta in etrusco antico. Se uno c'ha la pazienza di mettersi lettera per lettera puoi fare. Se te ho messo qualche chicca. Dopo la vedo. Se dici dal vivo con gente a caso...
Già là è più difficile, cioè io te direi, cioè con gente proprio randomica, cioè io te direi comincia magari da qualche fiera, perché solitamente alle fiere ci stanno sempre gli angoletti dove gente a caso si riunisce, dicono ok, chi vuole veni qua, e fanno delle piccole one shot, delle piccole campagne e compagnia. Comunque ho scoperto che parlo nel sonno, bene così, parlo strogoto. Perché effettivamente già dal vivo con gente a... Ah beh, ma qua non si può entrare. Con gente a casaccio è già più difficile. Cioè se ti dovessi dire una prima volta te la direi fatta con gli amici. Però calcola che per esempio pure in Tail l'ha fatta tantissime volte sta roba. Ma in realtà qualsiasi posto, qualsiasi fiera c'ha il suo angoletto dove giocano di ruolo. Anche perché fortunatamente negli ultimi anni D&D e il gioco di ruolo in generale, il gioco di ruolo si è andato molto 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 a sdoganare, fortunatamente. Amici, quali amici? È quello anche... è vero. Metti in tese, non sbaglio, organizza giocate frequentemente. Ma sì, ma anche proprio sul loro Discord e sul loro Telegram ci stanno costantemente gente che... Allora, dal vivo non lo so, perché dal vivo è tutta un'altra manna di cose, eh. Però almeno su Discord con Roll20 ci stanno uno sbrotto di persone. Vedi, Harlock già ti si offre da fare da master. Fate una bella dichiarazione di intenti. Peccato che non possiamo farlo qua in live, Neko. Mi sa che tra 13 giorni siamo in pausa. Però... no, non lo dico perché porta sfortuna. Via, siamo arrivati. Isaac. Isaac, rispondi alla tua fidanzata. Io non riesco a credere che tu sia qui. Io credevo che non ti avrei più rivista. Andremo a casa. C'è un radiofaro qui vicino. Chiediamo aiuto. Il radiofaro? Sì. È chiuso nell'officina. Ti farò entrare io. Di qui. Non posso dirlo, era da 2 o 3 settimane che aspettavo agosto. Ah, tra l'altro è vero, è il 1° agosto. È il compleanno della mia cara amica. Ma lei non doveva stare tipo da un'altra parte? Totalmente. Perché sta qua? A meno che quel piccolo momento in cui hanno guardato il marchio non l'abbia scombussolati. Come è però è vero, mi ha aperto anche le porte. Carlo che mi ha minacciato, bannano di cosa? Mi sono perso qualcosa, corvo. È un modder, ha un potere un po' troppo forte. Però l'ha chiamata Nicole? Domanda. Non mi ricordo il dialogo, ma l'ha chiamata Nicole? Però mi puzza.
sì. Nicole, ci sono così tante cose che voglio dirti. Lo so, ma avremo tempo, te lo prometto. Raggiungiamo il radiofaro. Va bene. Ti contano su di noi. Quello, cazzo, quello. Deciso con quell'affare. Ti copro. Come ti raggiungo? No, lancia il radiofaro di soccorso. Qui è pieno di condotti di manutenzione. Ti raggiungo. Quanto me puzzi, però. Gli altri, nasconditi, ok? Promesso. Ti amo, Isaac. Puoi farcela. Però no, effettivamente... Metterai le cose a posto. E ci unirai di nuovo. Raga, non è che, cioè, non dice ci uniremo di nuovo così a random. I Darksiders sì, in futuro sicuramente li voglio recuperare per bene. Però, cioè, il fatto è che lei sta attivamente interagendo con la roba, però è anche vero che il marchio può, cioè, quella è tutta roba fatta col marchio. Il marchio può controllarla la roba elettronica, quindi potrebbe essere tranquillamente che ci sta facendo vedere Nicole e nel mentre fa quelle robe. Non so perché, ma sento odore di culate, anch'io, sì. Eh sì, tra l'altro, tutti morti sbregati. Diventa uno. Come no? Cioè, ci ha fatto cadere anche l'astronave di sotto quando ci siamo avvicinati. Me coglioni, corvo. Poi ci sta quello anche in coop. Lei è la sua. È la super nonnina. Vabbè. I simboli che vedi sul computer sono allucinazioni. Ah, ok. Però comunque rimane il fatto che lui, cioè, che ci ha fatto cadere l'astronave e tutto quanto. Quindi immagino che un minimo, non dico che possa controllarlo, però poco ci manca. Sì, dovrebbe essere quello, Harlock. Però rimane... Cioè, perché se è vera... Cioè, ormai sono talmente confuso, Star. A meno che... Cioè, sono due le cose. O se la stiamo... Cioè, poi tutta sta cosa magari è veramente viva e basta, eh. Però il mio istinto da gamer mi dice di no. Cioè, a meno che noi in realtà non stiamo vedendo la signorina con cui parlavamo con la faccia di cosa. Cioè, se non può controllare le macchine, ma soltanto le persone cazzi e mazzi vari. Cioè, magari il marchio ci sta a far vedere la faccia della signorina con cui stavamo a parlare prima, con la faccia di Nicole. Però perché rimane al gioco? Cioè, se tu dall'altra parte c'è una persona che ti dice ti amo, Nicole. Perché anche lei probabilmente sta sotto. Forse. Rig minatore intermedia. Va bene. Sono confuso, sì, se ve lo state chiedendo. Molto confuso. Cioè, perché tutta sta roba... Soccorso, Nicole mi ha aiutato. Nicole è lì? Ci siamo separati. Troverà un modo per tornare. È davvero tosta, eh? Sono indietro alla sala di comando minerario. Lancerò il segnale. Tu sta attento a Nicole. Ammesso che il sistema non perda colpi di nuovo. Occhi aperti.
Sì, no, beh, lui per adesso ancora non è troppo influenzato effettivamente dal marchio, perché c'ha avuto quell'attimo che gli ha flashato che tutti quegli effetti nell'ascensore, quindi qualcosa magari un pelino l'ha intaccato, perché mi sembra strano. Boh, vabbè, vediamo come prosegue. Senza troppe pippe, non è Dark Souls, ce le diranno le cose. Ico de puta! Troppo? Forse sì. Madonna. Scarnificato proprio. C'è un altro di quelle merde attaccato al muro da qualche parte. Cabina, gravità zero. Madonna, che figata sta roba. Sì, dice qualcosa, devi sempre metterti di speculazione, che altrimenti non c'è il divertimento. Madonna, che prurito. Cazzo, sono questi rumori? Olla. Dove sei? Sta sul soffitto. No, è laggiù. Vai! Non ti puoi fermare. Non c'è la fisica, non ti puoi fermare, vai! Tanto qua per terra c'è la merda, quindi andiamo pure più lenti. Ah no, è che sti buboni sono tipo delle trappole. Ok, non l'avevo capito. Lanciare un bando. Sì, ti metti delle barriere per non rischiare magari di andarti a infilare da una parte greve. Non l'ho visto Harlock ancora. Davvero? Che tanto ho visto che c'è stava tipo un prequel di... Però non so se è un fumetto o è un film o altre robe. Mi sa che è un fumetto a sto punto. O è un anime. Allora sbuca qualcuno. Me lo stanno a dire tutti Harlock. Prima o poi, probabilmente quando me ne vado su, me la recupero. Salve. Oh, sotto non... Due anime, una miniserie a fumetti. È la Madonna. Hanno cercato proprio, non dico di sistemarla, ma quasi, Ci sta un possibile ragno da smesciare subito. Mi faranno schifo, ma cose come Ragnera, per me, yes. Autorizzazione confermata. Apri. Uscita da gravità zero. Guarda che qua ci sta la sicurezza. Ma che cos'è questo robettino? Potenziamento lanciafiamme. È morto? Anche quello. Sì, ma no, ma io raga, i miei ragni finché mi ammazzo. Cioè, in realtà
Pure quello del Baionetta e del Monster Musume mi ammazzano. Non è che quelli sono buoni. Ma questo robo qui? No, non è tipo i bambini che comincia a piangere? Accesso a gravità zero. Si vola, Isaac. Vola. Ogni volta che lo uso parte la musica quella tedesca. Adesso non mi viene il nome, porca. C'era... ci dovevano essere dei soldi dentro a quella roba, eccoli lì. Mi sa di sì, Harlock. Lo sapete che io con i nomi... Sì, ho capito, ma qualcosa per andare... Tipo che se tengo premuto spazio salgo in verticale. Potevano farlo. Qua dietro non c'è un cazzo. Giusto a vedere qua dietro. Non c'è di nuovo un cacchius. Andiamo via. Che devi cambiare tutto l'arredo. Sì, ti capisco un po'. Io lo faccio con le mie tuti da furry. No, niente. Tu sei morto? Sì, sei senza testa. Allora, il numero della mia carta di credito o probabilmente del mio codice Mac della scheda. Grazie per il follow e benvenuti in taverna. Beh, non ci provo neanche, perché se no bestemmio probabilmente. Mi faccio bannare. Grazie per il follow e benvenuto, benvenuto. Uscita da gravità zero. Scusa, ma siamo tornati indietro qua? Buonasera, bello, buonasera, benvenuto per la prima volta. Me l'ha tagliata? No, non m'ha di sta cosa. Porca puttana. Mi sa di sì. Dio Cristo, dovrò rimontarla a mano. Sera password sicura. Ah no, beh, guarda, quello sicuramente non ti rubano l'account. Sì, ma non si vede un cazzo qua dentro. Questa cazzo ti devo andare là. Ah no, è che sono tornato indietro senza accorgene. Ok. Allora. Questo. Sì, in realtà è un bot, è un IA di altissimo grado, ragazzi. Potete chiedergli qualsiasi cosa, fa tipo chat GPT, vi risponde. Sì, prima che arriviamo là sopra ci vogliono 4 anni. Ad ogni volta che parlate dei comandi mi ricordo che un tempo c'era il comando Russia in chat. Peccato che non c'è più. Non mi ricordo, una volta ci provai con un bot e mi disse tipo Bill Gates, una roba del genere, a casissimo. Dai, dai. Bra, bra, dai, perché ho detto bra. Era in cerca di Cortana. Qui c'è anche un save. Ok, questo adesso finalmente possiamo aprirlo. Autorizzazione confermata. 1800 crediti che buttarli non si fa. Di qua c'era qualcos'altro. No, c'è un power up. Ma prima andiamo al negozio.
Comunque, raga, no, sto zitto. Sto zitto. Oh, armatura di livello 4. Quanto? Madonna di Gesù Cristo. Che cazzo. Quanto? Dai, per 3000, che cazzo posso vendere? Le seghe. Apro un OnlyFans rapido rapido. E un serbatoio, vai. Armatura ozza. Fammi vedere come si potenzia. Probabilmente sulle gambe adesso. Ma che tanto sembra quasi che gliela forgiano addosso. Eh sì, sulle gambe. Sempre più tankerino. Ma anche le spalle, madonna. Ma che bella. Che tanto pure questa sarà una di quelle armature tipo iconiche. Ma sicuro, nel deposito che ci abbiamo? Ah ah, un cazzo di niente. Questa sicuramente è un'altra di quelle armature che quando la gente la vede sbora fortissimo. Intanto siamo fuori cam. Grafico è nuova abilità speciale per che cosa? Per il lanciafiamme. Ma in realtà il lanciafiamme mi serve soltanto per le orde. Da 57 anni decise di creare me come cervello. Adesso hai più pezzi di vita nelle righe. Sì, però devo ricurarmi. Infatti vediamo. Perché io danni lancio cinetico addirittura. Questo, yes, energia, energia della stasi. E torniamo, no, ma il plasma se in realtà se ne rimane così. Non è la pistola multiraggio, è questa. E portiamola avanti. Cos'è successo di nuovo? Arlo, che stasera che cos'hai? Il dito veloce. Il dito più veloce del Far West. Cos'è? Sì, è apparso Reinhard per un attimo, Zorak. Fortissimo. Ad Arlok di botto, barbozzo bianco enorme. Ha strillato fortissimo. Che è successo? Era un N-word. Stasera che cosa c'è? Andiamo con questa. Hai il Death Note? Ma spero di no, perché sennò sta sterminando mezza Italia stanotte. Ma tra l'altro, finalmente qua. Posso entrarci? Livello di autorizzazione. Sai che potrebbe essere che mi sa che era quello di prima? Con una... con un altro nick. Detto tu. Sento dei rumori di bestia. Boh. Ah no, è qualcosa che cigola malissimo. Oh, questo posso aprirlo. Autorizzazione confermata. Che palla, beso soldi. Ci facciamo un po' di cose da dover fare. Eh beh, sì. Ma scusa, ma mi hai detto che in realtà sta qua dove devo andare? E sta più a pericolo. Ah, ok, è che sarà buggato malissimo. C'è un save? No, peccato. Ponte tecnico. Ia prova a comunicare con gli esseri umani su Twitch. Viene bannata 10 messaggi dopo. Ma io ogni tanto gli tiro qualcosa che li sciotta. Ma mi sa che anche i pezzi di metallo affilati fanno danno.
Perché qua è aperto? Ma col cazzo che c'entro? E tanto chissà che succede quando ti bannano su Twitch, tipo, cioè puoi continuare a vedere la live ma non puoi interagire in alcun modo. Non mi è mai capitato, fu così 2 minuti dopo, Lich, sei stato bannato dal tuo stesso canale. Ma non ti fa neanche vedere? Accesso a gravità zero. Ti puoi vedere la live ma non puoi scrivere, mi sa che non la vedi neanche. Perché io mi ricordavo sta cosa che ti appariva un messaggio sulla, cioè proprio su il player che ti diceva guarda... Sei stato bannato? Fanno un culo. Uscita da gravità zero. Ma mi sa che stiamo attorno un'altra volta. Ah, pensavo fosse il kick quello. Madonna. Pensavo onestamente fosse il kick. E eccoci qua. Autorizzazione confermata. C'è una mano. Minchia, comunque sto trovando tantissime munizioni per sta cazzo di sega. Registro tecnico. Rapporto dell'ufficiale tecnico Ariel Rousseau. La manutenzione della centrifugale. Cosa stavo dicendo? Dormo male da quando hanno portato a bordo quel marchio. Sono un po'... ecco. Buonanotte Corvo, grazie per essere stato più per essere stato con noi, bello, alla prossima, dormi bene. Ho raggiunto la camera e invece del motore principale c'era un cuore grande quanto la stanza che batteva. Eh beh, perché si vedeva al posto del motore il cuore. Ho detto qualcosa e quando ho riguardato era di nuovo un macchinario, ma riesco ancora a sentire quel battito in lontananza, quasi rilassato. Forse potrebbe aiutarmi a dormire. Se riesco ad avvicinarmi abbastanza. Magari proprio dentro, dove è caldo e buio. Sì, sicuramente sì. Ma in realtà lo sapete che forse... quello che sentivo battere a inizio live non era manco per il cazzo il cuore di Isaac. Scusate, facciamo un test. No, ok, sì, è il cuore, perché è ripartito. Madonna, pensavo... cioè, sarebbe stato fighissimo se in realtà stavamo sentendo il battito del marchio. O qualche roba simile. Sarebbe stata una figata assurda. Localizza. Ikzo. No, in realtà è di qua. No, che... ma scusa, ma perché mi giri dall'altra parte? Ma ogni tanto quando stai negli snodi si rincoglionisce. E tecnicamente questa e poi si va avanti di trama, perché le altre non le sono bloccate. Ogni volta che passo qua, Dio Cristo. Ma che cazzo ti metti davanti alla porta? Cosa cazzo ti metti davanti alla porta, brutto stronzo? Ma Dio mio! Ma sei fatto per arrampicarti sui cazzo di muri, ti metti davanti alla porta? Quanta cattiveria, se la merita lo stronzo! Ma Dio Cristo, ma almeno appenditi lì al soffitto e fammi prendere un colpo così. Un altro? No, strano. Oh, no. Sembrate ragni.
cazzo è successo? Cioè, vedete, questi erano i pezzetti di schifo che... Ma o almeno che non sono... No, potrebbero essere i bambini del mostro che crescono. Io pensavo fossero frattaglie. Cioè, onestamente pensavo fossero frattaglie di merda che si rianimavano. Invece mi sa che sono i bambini che a un certo punto sbucano... Sbloccano tutti i tentacolini, le cose. Schifi ambulanti. E tanto non posso comprare un Cassius. Ho usato un kit medico a random. Bisogna dargli fuoco. Sì, anche se cominciano a diventare resistenti anche al fuoco sti figli di puttana. Perché uno mi ha colpito perché non moriva col fuoco. È ancora vivo. Hai partorito? Ancora ti muovi? Comunque sta zona gli piace, eh? Cioè, sono veramente fan di sta zona. Cioè, ma avete capito? Non so quanta gente ci abbiamo ammazzato dentro a sto cazzo di incrocio de merda. Dio madonna. Quelli sono i cosi che l'uccello ti ficca nel cielo. Ah, ok, sono tipo i germogli. I semini. Ti ingravida il cervello. Che tanto mi sa che è quello che gli ha sparato nell'occhio anche il professore al signorino. Lì che sembra il nome di un negozio di ferramenta. È di Aldo Giovanni Giacomo. Non hai messo nessun nodo sul lanciafiamme? No, lui è ancora Nature, Kyle. Buonasera, Skeller. Come stai? Bella, benvenuta. Come la va? Come la va? Cioè, guarda quante frattaglie, quante... Ma porca puttana. Ed è per questo che ricarichiamo tutto. Qui tutto bene, a parte gli infarti, un po' il calor. Buonanotte, Harlock. Grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene. Ci vediamo domani con Street Fighter. Vi ricordo che giovedì probabilmente ci sta la live di pomeriggio. E settimana prossima è l'ultima settimana di live prima della pausa estiva. Dovrei metterglielo qualche power up. Però mi sa che i primi sono tutti sulla capacità e altre robe del genere. Why am here? You were chosen. Che tra l'altro chissà se effettivamente magari il marchio ha scelto in qualche modo Isaac per far cosa? Per inculcargli la conoscenza per creare un altro marchio sulla terra. Roba random, visto che è un ingegnere con i controcoglioni. Guarda dove siamo dopo tanto tempo. Sai che gli voglio fare una critica sulla mappa perché non dà la sensazione di una nave al 100%. Ci sono bagni e l'ospedale, ma a parte quello non si vedono alloggi, una sala pranzo, una sala per rilassare. È vero, cioè si sono viste soltanto all'inizio e basta. Però è anche vero una cosa, Star, che noi viaggiamo sempre in queste robe. Tipo il ponte, l'infermeria, l'hangar con la stiva, l'idroponica, il settore minerario. Cioè questo non è dove tu te... Cioè tu quando vai a Riposatte ci sarà da qualche parte, tipo la stanza con gli alloggi, magari la sala da pranzo e compagnia. Poi che non ce ne sia proprio in nessun modo una sala relax, sì, è un po' una puttana. Da lì c'è un drop per fare Steve Jobs. Stefano lavoro. No, Steve mi sa che non è Stefano. Sì, esatto, noi siamo nella zona quella dove si lavora. Si sgobba. Save tattico. Che poi se gira male, magari il New Game Plus ce lo facciamo pure in hard. Magari. C'è troppo silenzio, vuol dire che se sta per sfondare qualche luogo, mi sta per far piano infarto, io devo strillare, devo bestemmiare, deve crashare la live, esplode il PC. Io ribestemmia presso, no? Brano.
Che ne so, ci sta... Trova il rapporto sul ponte. Ma cazzo, ma ci sono stato prima, non ho trovato un rapporto? Oh, finalmente posso aprire queste. Autorizzazione confermata. Soldi. Ecco che servono le secondarie. A fatti riesplorare ste zone. Figata. Comunque la cosa che ti dicono, non credere a quello che ti dice, a quello che ti sospira, è vero, perché ogni tanto questi suoni che sentiamo sono il marchio. La speedrun di questo gioco si fa 1,50 a 2,30. Ma davvero? Vabbè che giustamente se te lo speedrunni proprio brutale brutale, ci sta. Cioè, ma è come Bioshock. Ah, ore, ok. Pensavo minuti, infatti ho detto che cazzo è, sbucano attraverso le pareti. Per schippare i cazzin, perché se non si spiega. Beh, che in realtà è pure onesto, è una live. Io vi ricordo che quando noi finimmo Sifu in live, appena finito ce lo siamo rigiocati brutalmente, di fila. In speedrun. Ma pure Bioshock continua a dirlo, se ce lo fossimo giocato senza le cutscene, con quella velocità di gameplay, ce lo eravamo rimangiati in live. Ma tranquillamente proprio. Mi si sta, porca puttana, staccando qualcosa. Magari sta qua sotto? Questo viene calcolato sempre come ponte. Gli speed cheater spesso usano glitch per andare fuori mappa, sì. Ma anche per skippare magari tutte quelle cazzine che non sono inskippabili. Poi mi dispiace che non sia andata la speedrun di Bioshock. Ma anche perché io mi ritengo una persona che una volta che mastera un gioco è una figata. Cioè, non a caso, raga, boh, non so quanti ci sono stati, ma durante la speedrun di Sifu, sapete che vuol dire che appena ho finito il boss ci siamo rigiocati il gioco. È stata fantastica quella cazzo di roba. È stata bellissima, perché Sifu è uno di quei giochi che una volta che te li masteri fai delle porchettonate incredibili. Forse è questo. Rig dell'equipaggio necessario. Ah, devo trovare tutti gli altri rig prima. Ma è una citazione a qualcosa? È tipo una tazza di Star Wars o di Star Trek? Beh, di lei, eh. Ah no, c'ha sopra il simbolo dell'Ishimura. Qua? No. Qua no. Anche sì. Vero. Anche se quelle in realtà, per come è il mio onore da gamer, non le calcolo molto come speedrun, perché sarei potuto andare molto molto meglio. Anche se quella in professional è stata veramente divertente da fare, dico. È stata veramente tanto divertente e mi ha richiesto anche pochi pochi try. Che era? Specie quella dove avevo un HP costantemente, madonna che cazzo di inferno. Raga. Ah, vaffanculo. Richiesta di sicurezza. È questo, no? Sicurezza, la nave è stata abbordata. Ripeto, nave abbordata. Siamo sotto attacco. Hanno ucciso quasi tutto il personale del ponte di volo. Dov'è Vincent? Ci servono rinforzi, subito. Le armi sono inutili, no? Oddio, e quello cos'è? Era... gioco. Dammi una conferma. No. Il computer dice che Nicole ha presentato un rapporto sul ponte. Su ciò che Aris ha fatto. Perché lei era coinvolta? Ho capito. Dove cazzo è? Qua? Ma vaffanculo. Ma come cazzo dovevo intenderlo? Buonasera Isui, grazie mille per i ride, benvenuti, belle, come state? Ma croccare da quanto Isui, bellissima, come va? Come la va? Un minatore è morto, non possiamo sedare Brent Harris. Harris non era uno dei suoi pazienti. Grazie Star. Devo dirlo che era violento. Capitano, Harris soffre di una demenza che non capiamo appieno. Faceva progressi, poi il caso è passato al dottor Mercer, mio malgrado. Stai giocando Zelda? Figata. Perché non mi posso spostare, c'è un buco.
L'hai fatta, complimenti. GG. Buonanotte, grazie ancora per il ride, bella. Ti dico che le terapie di Mercer sono immorali e pericolose. Quello che attacca alle 6 domani. Mi sa che sei leggermente 2 ore in ritardo. Se vuoi dormire un minimo. Altre accuse e nessuna prova. Buonanotte, buonanotte. Quella l'uscita. Va bene. Non si fermerà con Brent Harris, capitano. Ne è consapevole. Sì, perché una ha chiuso gli occhi, quell'altra stava a fare porchettonate, cazzi e mazzi vari. Va bene. Idra indaga sul lido e che porca puttana. E dobbiamo, abbiamo un altro viaggio da fare, ragazzi. Sì, comunque tutte queste cose te le fanno proprio per farti rivisitare con i vari privilegi tutte le zone, eh. Sicuro. E così prendi tutti i droppini, i soldi. Ma dato qua dentro c'era qualcosa magari di livello 3 nel magazzino. No? Vabbè. Sì, esatto. Backtracking è fatto bene che non ti fa fare forzatamente 7 km di mappa random. Ti dà quelle due info se te le vai a cercare che ti frega della lore e compagnia. Ti dà anche delle ricompense per potenziarti. E yare yare da sé. Poi sì, ci sta anche quel minimo di backtracking proprio fatto bene, perché tipo prima se non ero tornato indietro nella stanzina con il livello 3 non avevo potuto prenderla quella roba. Cioè dovevo essere mai ricordata. Avrò bestemmiato in italiano. Ho detto delle... veramente penso di non aver azzeccato un termine probabilmente. Ah, che tanto non vedo l'ora di registrare il video domani. Voglio crearla tipo sta piccola rubrica che avevo detto chiamata chiacchiere da cani. Mi intriga come roba. Voglio vedere come esce fuori. Che tra l'altro il titolo è anche fatto con una piccola chicca, perché se tu fai l'acronimo di chiacchiere da cani viene CDC, che significa anche cazzo di cane. Ma quelle sono le mie pippe mentali che non noterà credo mai nessuno nella vita. Ma lo lasciate perdere, perché volevo dargli uno stile tipo i Prims di Fenrir, per chi conosce. E qua? No, di là. Siamo crashati o Twitch ha detto vai andiamo a 10.000 di bitrate del botto? No, qua non c'è niente. Allo? Qua dentro. Ci siamo. Che cazzo. Devo capire poi che cazzo è al contrario quando va a 10.000 di 10.000 bitrate. Ha fatto un lag. Sì, ma perché era andato. Era salito. Invece di stare a 6.000 stava a 10.000. Salve. No, no. Tranquilli, ma questo... Ma in realtà me ne sono accorto anche mentre le montavo le live di Dead Space. Ci stanno sti momenti in cui... Registrazione. Ecco, secondo... È lei! A tutti i superstiti, tornate indietro. Potrebbe essere lei con la faccia di Nicole. Mi sa. Però di me ne sono accorto che ci stanno dei momenti in cui si smarmella. Però siate... contenti, perché in realtà fossimo stati durante la prima live, quei momenti erano i momenti in cui andava in blue screen il PC o crashava il gioco. Quindi vuol dire che abbiamo fatto passi avanti, per quanto è rimasta, è una cosa che a me personalmente mi dà il cazzo, perché mi conoscete ormai, io sono molto sabaku su almeno la qualità proprio grezza del contenuto di per sé. Dici che è abbastanza vecchia, no? Quello secondo me è il coso. È il marchio che nella nostra testa l'ha resa più gilf. No, no, non è che lei... Però secondo me... La tizia magari che abbiamo incontrato era lei con la faccia di Nicole. Perché lei nel gioco originale non c'è. E allora un cazzo. Perché... Cioè dipende dove vai a buttare la cosa. Perché se dici il marchio non può controllare la roba elettronica, è qualcuno quella roba l'ha dovuta aprire in qualche modo. Cioè cioè io ripeto, mi sto a fare tutte ste pippe mentali, ma in realtà è il Nicole. Perché può essere.
Kojima mi ha messo delle ideologie in testa che lasciamo perdere. Oh cazzo, di nuovo qua. Sì, io ovviamente ho un cazzo di pre-made, Kyle. Quelli da 1000 euro che compri su Amazon. Ovvio. Dove cazzo è il paletto? Me lo sono perso. No, ma infatti è una figata perché mi sta intrippando. Perché ti fa sentire... Dov'è? Aspettate. Perché ti fa sentire tanto... che è? La puzza di bruciato, però ti lascia comunque quel dubbio. Ti lascia comunque quel dubbio che tu dici, però... Dov'è, bambino di merda? Non eri qua. Cazzo. Su, apriti. Sei talmente soggettato dal marchio che ti fa vedere così reali che non sei più neanche... Sì, mentre giochi che cazzo è vero e che cazzo è falto. Anche! Minchia, vera come cosa, non ci avevo pensato, Samuele. Vero? Cioè magari... Però perché un altro... Vabbè, che tanto se tutti sono controllati possono farci la messa in scena del cacchio. Buonasera, professore. Qui tutto bene, a parte il caldo. Dai, finisce Temptation Island. Quali cringiate e bestemmie tra di loro si sono tirati. Però boh, per adesso continuerò. Vediamo dove mi porta su sta cosa che potrebbe essere finta Nicole. Perché boh. Allo? Perché anche la cosa che ci ha detto la signorina. Cioè a me la cosa che mi ha fatto puzzare anche tanto è la nostra compagna che ha detto come ci stava Nicole. E quelle, cioè, te le mettono proprio come robe per farti venire il dubbio. E perché scomodo, Nicole non è trasformata invece di tutti gli altri? Sì, Nicole ha deciso di tenerla normale. Ma infatti quella è una cosa pure che si ricollega Star a noi. Cioè, perché io prima nel meme ho scherzato, ma il marchio probabilmente da noi vuole qualcosa. Credo. Il penultimo confronto è stato veramente bello. L'ultimo è la merda più totale. Bene, questo. È stato costato tutto dal 5G. Ecco qua. Tornano. Il 5G. I vecchietti. Vero, però se uno lo calcolasse invece come mente alveare ci può stare, perché magari ha impossessato Nicole, ha visto magari che Isaac potrebbe essere qualcosa di importante, qualcuno di importante o qualcuno che gli serve, quindi magari l'ha tirato qui. Ma scusa, perché qua c'è del veleno se non c'è niente? Che cazzo mi ha fatto prendere un infra? Eh? Non ho capito. Scusa, perché spaccando delle casse? Minchia, la mia stasi è diventata così OP. Perché ho preso un modulo particolare. Oh. Oh. Cioè, ha fatto tipo... Scusate, test. Ah no, perché l'ho potenziata al massimo. Non le dispiace se registro, vero? Presto
È così verde. Qui ci sono posti peggiori dove agire nell'ombra. Questi sono i veleni, tenuti il più lontano possibile dall'infermeria. Ora lei è immune a qualsiasi veleno. Rigenerazione cellulare. La ucciderò. Se lei ci provasse, signor Harris, avrei delle soluzioni. Il modulo di contenimento, ad esempio. Ricorda l'ultima operazione... Cioè, lui proprio volontariamente si stava a fa fare ste cose. Perché ormai era proprio... Cioè, ci ha cascato con tutti i piedi. Con la progettazione dell'ultimo modulo. Ha fatto... male. E adesso come si sente? Morto. Sveglio. Uno. Forse allora... Lei è pronto per la sua prima vera caccia. Eh sì. Cioè, quel robo era lui. Scopri le origini del cacciatore. Ok. Figata. Figata. Ok, abbiamo fatto. Il cacciatore era lui. Aveva creato... Era riuscito a fare una sorta di ibrido tra scienza umana e necromorfi per creare qualcosa che si rigenerasse... Che si rigenerasse tipo all'infinito. Ah no, è che questa stanza e basta, ok. Pensavo fosse qualcos'altro. Di qua ci si può andare? No. Bellissimo. Però vediamo, mi sta intrigando. Rischio tossico rimosso. Ho capito, pure più piano. Mi sta intrigando sempre di più la trama. Cioè, voglio capire anche dove vuole andare a parare, quello è il fatto. Vabbè, che tanto perché qua c'è dovuto... Che? Uscita da gravità zero. Calmi. Perché per adesso che sappiamo? Sappiamo che c'è sta su Unitology che io ho ipotizzato avesse... già scoperto un marchio, poi magari ha voluto ricrearne un altro. Perché effettivamente, se uno ci pensa, il marchio per la Chiesa è qualcosa di molto importante. Cioè, a meno che proprio tutta la Chiesa in realtà non si fondi... Cioè, io la sto trattando come Dio, ma in realtà mi sa che loro hanno proprio... preso sta cosa dell'essere, tornare ad essere tutto uno e compagnia come il loro dogma. Cioè, la Chiesa si fonda su quello, non a caso si chiama Unitology. E compagnia. Quindi hanno magari trovato sto pisello del cavolo. Hanno detto, oh figata, è importante, te fa fare le visioni, te fa fare i trippettini che te danno le informazioni, perché chissà che sarà sicuramente appunto una forma, una forma di vita aliena o qualcosa di per sé. Hanno creato magari, hanno cercato magari di crearne un altro. Ci sono riusciti, l'hanno testato magari su Aegis, successo puttan tour. Perché giusto, però, se torna sempre alla cosa però del... Cioè, non è che... Cioè, io immagino che loro, dopo tutti i test e compagnia, immaginassero che cioè, l'hanno scoperto che i cadaveri esplodevano, si rianimavano, succedevano i patatrac. Cioè, forse è per questo, tra l'altro, vero, che loro, una volta che muore un membro di Unitology, si prendono il corpo perché devono tornare ad essere tutt'uno. Cioè, magari sulla Terra da qualche parte c'è sto ammasso de merda, de mischiaticcio, de schifo che sta là, che si sta a continuare a fare, magari. Sì, sappiamo sta cosa, sappiamo che c'è sta il governo che fa i puttanai e noi siamo venuti qua per sistemare la nave. Cioè, a meno che appunto sta cosa del tutto, tutt'uno, non è inteso che il... cioè, magari questo marchio che sta sulla nave vuole tornare su Aegis... O vuole tornare a casa a casa? No, io penso che voglia tornare tipo su Aegis. Perché sicuramente là ci sarà... Cioè, se là è dove è nato tutto, sulla colonia... Non oso immaginare che merda c'è in quel luogo. Cioè, per dirla semplice, no? Non oso immaginare che merda c'è lì. Quindi, boh, sta cercando un modo per ritornare... Anche perché effettivamente tutte le persone che stavano qua sulla nave stavano a cercare in tutti i modi di farla rischiantare sul pianeta, perché hanno distrutto tutto, abbiamo evitato più e più volte che la nave cominciasse a pigliarsi i meteoriti e ricade verso l'atmosfera del pianeta e cazzi e mazzi vari.
Aspetta, andiamo di qua. Adesso crasherà, ragazzi. Allora, io dovrei chiudere il gioco. Io chiudo il gioco, ragazzi. Vediamo. Ma te pare che io per Streamlabs devo averci sto problema? Perché tanto, raga, cioè io adesso sto facendo così, ma non si sa se è ancora... Non... Cioè, secondo me può crashare anche tra 10 secondi, perché dipende come gli gira il cazzo il gioco. Ora crasha la corrente in tutta... Sì, sì, è un cazzo di buco nero. Enorme. Famiglia, diciamo che i necromorfi immortali non sono creati. Lui ha solo accelerato il... Ah, no, perché magari... È quello che diventano piano piano, effettivamente. Non ci ho pensato. C'era quella roba del... Perché effettivamente questi ancora non sono... Quello che abbiamo letto ovunque del superare anche la morte. Perché quelli muoiono, effettivamente. Cioè, quando diventi così, tra virgolettoni, immortale... Che tra l'altro quello non lo era perché è morto alla fine. Quello magari è lo stadio finale. A fine gioco manda il conto dei fix alla compagnia. Sì, sì, faccio... Guarda, questa è la mia parcella da bug fixer. Almeno stai a posto per il resto della vita senza la bambina che dà tutto alla chiesa. Sì. Magari lo volevano fare apposta. Mo crasha quando meno dell'aspetto. Sì, sì, ma io ho paura quando ogni volta che... Secondo me è perché non devo chiuderlo facendo alt F4. Cioè, secondo me l'alt F4 gli spacca tutto a sto punto. Perché magari non è un exit brutalmente. Sono tipo Majin Buu. Devi distruggere ogni... Cioè, sì, devi... Ci deve rimanere un cazzo da poter creare. Però quindi il punto qual è? Cioè, il fatto è che in gioco ci stanno due cose. Cioè, da una parte abbiamo ipoteticamente un marchio che vuole tornarsene a Aegis, perché cerca in tutti i modi di forzare le persone a fare schiantare la nave, perché stavano a cercare di portarselo via per riportarlo magari sulla Terra. E dall'altra parte invece... Abbiamo Isaac e il suo gruppo che se vanno dal cazzo. Quindi io prima stavo scherzando, ma può essere veramente che ho preso il finale? Non mi dite né sì né no? Cioè, perché tanto alla fine dovremmo scontrarci contro, immagino, qualche schifo ancestrale, qualche ammatassa de merda, de... De obbrobbio, perché tanto è Dead Space, cioè me l'aspetto ormai. Però mi sa che effettivamente Isaac sarà quello che poi lo ricrea. Cioè gli instillano nella mente, e magari sempre sto cazzo di idolo, i progetti, e lui magari è quello che... Cioè magari se sfotte pure lui demente e lo ricrea. Perdonami, se Nicole è controllata dal marchio, come dici tu, perché aiuta Isaac ad andarsene? Magari lo sta fregando. Oppure già è stato influenzato e quindi vuole riportarlo sulla Terra affinché faccia qualcosa di strano? Io non ho il dubbio, ti dico, tacos, bravi. Robe Space, no spoiler. Nicole controllato dovrebbe cominciare Isaac ad andare su Aegis. Ma lo sai qual è il fatto? È che secondo me non è fisica. Cioè, è proprio quella la cosa che io dico. Secondo me lui se la sta proprio sognando. Secondo me Isaac se la sta proprio a sognare brutalmente, Nicole. Cioè, quello sto intende. Cioè, secondo me, Nicole... Perché si ricollega tanto ai quei codex che abbiamo letto della gente che vedeva le persone care a fianco a loro. Che c'aveva le visioni, che c'aveva le robe, che vedeva il padre e compagnia. Cioè, secondo me, Isaac sta vedendo Nicole perché il... come si chiama? Il coso nero, là, il pisello strano, il marchio... Vuole cioè, o vuole qualcosa da Isaac. O boh. Cioè, è quello. Devo capire questo tassello qua, devo capire. Perché, cioè, o ci vuole ammazzare e punto, o sta cercando di convertirlo in qualche modo. Però penso che è una cosa che fa in modo autonomo, nel senso... Perché se mi dico, cioè, se nei codex abbiamo letto ogni tot sto coso fa buff, 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 buff e influenza tutti quelli nell'area, non è che è una cosa che lui sceglie e che tutti quelli che stanno là diventano merda.
Nicole controlla dovrebbe essere... Ok, quello l'ho riletto. E come giustifichi lei che interagisse e ti dà una mano? È quella la cosa che mi puzza, perché lì dipende da due robe. O il marchio riesce addirittura a controllare la roba elettronica, però non è più una roba biologica a quel punto. O c'è qualcosa... O veramente Isaac è frullato parecchio. Cioè, se siamo arrivati al punto che Isaac comincia a immaginarsi le porte che si aprono, la gente che tira le leve, la roba che è chiusa e che poi è aperta, cioè vuol dire proprio che sta frullato. Sta impazzendo, non sa più cosa è in realtà e cosa... Esatto, cioè magari lui tutta quel... Perché infatti Nicole, se voi ci pensate, stava dall'altra parte, cioè ok, cioè ci ha aperto la porta, ma quello può essere tranquillamente che lui ha visto la porta rossa quando in realtà era blu. Perché Daniel poi che fa, come hai visto Nicole? E cazzo, i massimali mi sembra, boh, già te l'ho detto, i computer con i simboli non sono hackerati, sei tu che sei... Sì, no, sei tu che li vedi sparare. E allora ok, per forza quello. Cioè secondo me allora Isaac che si sta sciogliendo di testa. Ma totalmente. Cioè o vede la nostra amichetta che, con cui abbiamo cercato di eliminare Leviatano, che pure lei è stata influenzata, che fa le cose, o Isaac è sciolto. Cioè Isaac ha visto 2 secondi quel robo nella trasmissione, l'ha sciolto male. Quindi si è immaginato pure i cosi che cercavano di uccidere. Ma quelli penso siano il minimo. Quelli onestamente penso siano il minimo, perché nei codex abbiamo letto che ci sta gente che si sognava la gente squartata e cazzi e mazzi vari, che sono i necromorfi. Perché si sono lanciati su di lei e non verso di te, anche quello è vero. Però quello potrebbe essere anche semplicemente sempre influenza. Cioè perché se nella tua testa cioè, ti fa vedere che devi trovare Nicole, che devi proteggere Nicole e cazzi e mazzi vari, io penso che immaginarti uno scontro del genere in realtà sia il minimo, ragazzi. Ti ricordi che il marchio pulsa, le pulsazioni fanno impazzire tutti, quindi non è vederlo che... No, infatti è semplicemente stare sull'Ishimura. Cioè noi più tempo stiamo su sta cazzo di nave effettivamente, e più ci fa scombussolare. Cioè penso che il vedere semplicemente direttamente il marchio gli ha dato proprio quella botta del boom qua, però era già rincoglionito. Quindi noi, cioè, più stiamo qua, più succede un puttanaio. E probabilmente succederà anche a Daniels e compagnia. Però boh. Cioè, ripeto, il punto dov'è? Cioè, mi devo aspettare un cliffhanger? Sì, esatto, e siamo solo al capitolo 7. Cioè, mi devo aspettare un Isaac che alla fine del gioco va via da Aegis con l'astronave e in realtà c'ha il sorrisetto maligno. Che cosa devo... Boh. Tanto ho ancora 6 capitoli. Ma infatti, tra l'altro, ma poi che cazzo succede verso la fine? Perché il fatto che poi queste visioni cominciano a diventare sempre più grevi da quel che abbiamo capito. Quindi non vorrei che a un certo punto, boh, sbuca... non Isabella. Nicole tipo assassina, no? Quelle robe veramente grevi. Pesanti, pesanti, pesanti. Però boh, vediamo. Figo. Cioè veramente questo dopo Dragon Age 2 che era molto più piatto su ste cose... questo mi sta veramente veramente intrigando, anche perché poi col fatto che c'è un Dead Space 2 e c'è un Dead Space 3, vuol dire che sta cosa si protrae per tanto, cioè vuol dire che ci stanno delle robettine che poi si ricollegano e tutto, oppure la madre che dona tutto in beneficenza, quella cosa. Perché tanto quella, infatti, secondo me è il perché la chiesa vuole usare il marchio. Cioè perché col fatto che tu ok, unitologi, tutto quel che cazzo che vuoi, però immagino che per fare determinati esperimenti, test, creazioni, te ce vogliano un sacco, un sacco, un sacco di soldi. E se sono influenzati, beh, quelli danno i soldi e basta. 8 per 1000 alla chiesa cattolica. Così diventi pure povero pure nelle visioni del marchio. Come ti dico, nel primo ti danno il rendici, il rendici 1, nel 2 si sviluppa il rendere e nel 3 si spiega finalmente così. Ma anche perché se poi Isaac attraverso tutti questi giochi, mo io non lo so, però se attraverso tutti questi giochi effettivamente stiamo sempre a che fare con i necromorfi e compagnia, vuol dire che lui sta costantemente vicino al marchio.
Cioè vuol dire che Isaac alla fine di Dead Space 3 c'ha il cervello che è diventato liscio. Questa è anche di cultura. Cioè il cervello di Isaac invece di avere tutte le venature, tutte le rientranze, le cose che significano che è bello polposo, il cervello di Isaac diventa veramente come il culetto di un bambino. Diventa piatto che sbava. Il peccato per il 4. Buonanotte, sta, grazie per essere stato con noi, bello. Perché è vero, mi aveva detto che dovevano fare un 4 ma non l'hanno più fatto? Magari in futuro con i remake. Ma comunque, andiamo anche noi, si è fatta l'una di notte. Io vi ringrazio per la compagnia. Oggi non c'è stato neanche un crash. Oggi non c'è stato neanche... A parte Streamlabs di merda. Il 4 non l'hanno mai fatto. Il 3... Sì, no, immagino... Cioè, ok, io sapevo infatti che c'era fino al 3. Però ok, pensavo che avessero... Volevano fare anche un quarto, ma alla fine non l'hanno più fatto. Perché io, da quel che so, il 3 è stato molto criticato. Molti lo schifano pesantemente, The Island. Dead Space 3, non so perché. Ma io da quel sapevo ci stava pure il co-op, tutte quelle robe così. Quindi mi sembrava in realtà molto, molto intrigante. Ma comunque... Noi ci vediamo domani sera con Street Fighter, ci facciamo dei giretti come al solito nella storia, poi ci buttiamo nelle competitive. Mercoledì di nuovo The Space, tranquilli, non ci stanno cazzi e mazzi vari. Giovedì vi tengo informati per la pomeridiana in caso. E come al solito, pure settimana prossima, ricordo, ultima settimana di live. Il DLC del 3 mette una bella apertura per il quarto capitolo, figata. E niente, io vi ringrazio mille per la compagnia. Buonanotte Samuele, Kyle, Jorak, vedo ancora Star, la nostra bellissima Neko, Gretima. Vedo che c'è anche Panzi, Axel, buonanotte belli. Ricordate sempre Corgi Gang, fa ben ben. Grazie sempre a tutti quanti per la compagnia, abbonamenti, pubblicità e dormite bene. Ciao ciao.